Allora, vi ringrazio molto, ringrazio la Federazione di Pisa per aver organizzato questa iniziativa. Come voi sapete, è iniziata una campagna nazionale del Partito della Rifondazione Comunista sul lavoro, sul tema del lavoro. Distribuiamo in Italia, facciamo presidi, centinaia di migliaia di volantini. Noi non abbiamo sostanzialmente altri mezzi che possano lavorare, e anche perché riteniamo che il contatto umano, la discussione con le cittadine, i cittadini di questo paese, e che la politica sia soprattutto un fatto umano, un agire alto per anche le individualità. I cittadini e i cittadini sono soli, abbandonati davanti agli schermi dei computer, nel migliore dei casi, con un livello di discussione che ovviamente non può essere articolato, quindi semplicistico, che non aiuta la riflessione e la promozione, specialmente nel mondo del lavoro. Anzi, il mondo del lavoro è un mondo di dimenticati. Questo attiene ovviamente alla sconfitta storica del movimento mondiale dei lavoratori e delle lavoratrici. Come dice un grande finanziere americano, che sicuramente non è iscritto al Partito Comunista, secondo me nemmeno vota Sanders, dice: la lotta di classe esiste, ma la stiamo vincendo noi. Quindi il nostro problema è riattrezzarci per fare anche una grande operazione pedagogica, che è quello che il movimento dei lavoratori e delle lavoratrici ha fatto per 200 anni, cioè, quindi una promozione culturale. Ho riletto un pezzo di Gramsci proprio l'altro giorno in cui diceva che cos'è appare subito la cultura, no? Noi proviamo a rifare questa operazione culturale, modestia, che è alla base di una rinascente presa di coscienza che preluda ad un agire collettivo. Ovviamente su questo abbiamo le nostre vecchie assenze, delle attrezze che specialmente per quanto riguarda l'analisi di Marx del Capitale non è assolutamente passata di moda, è usata, eccetera, ma abbiamo bisogno di aggiornare, avere nuovi approfondimenti, specialmente sulla questione del lavoro. Ora, noi del lavoro, così come si è determinato nelle normative recenti, perché a seguito della sconfitta poi si è normato, e su cosa sono i lavoratori e cos'è il lavoro oggi nel nostro paese. Lo facciamo contemporanea con un grande movimento di lotta, perché quello che sta succedendo in Francia invece è un grande moto collettivo di ripresa. Voglio dire, la risposta che persino sindacati non di classe hanno dato al ministro sulla riforma delle pensioni è una
risposta forte, due scioperi generali nel giro di una settimana che si assomma al tradizionale sciopero di categorie diciamo particolari come il Ceminon, no? Ferrovieri, gli autoferrotramvieri. Facciamo questa operazione e credo che noi dobbiamo ritornare a considerare questa materia come il nostro primo pensiero, primo elaborazione e primo agire. Quindi stasera noi facciamo un incontro che non è un dibattito tradizionale, ma è ha un taglio più seminariale che ci aiuti a capire. E abbiamo scelto due due partenze, due punti di vista diversi, cioè un sociologo del lavoro, Matteo Villa, che quindi credo abbia studiato le trasformazioni di questo mondo e ci dica cos'è, e un elemento più sul campo, diciamo, no? Il diritto del lavoro e soprattutto la difesa dei residui diritti dei lavoratori, che è Fabrizio Callaioli, che ha non più verde e che ha alle sue spalle processi importanti in difesa dei diritti e non solo, purtroppo, in difesa delle famiglie delle vittime del lavoro. Ringrazio la Federazione di Pisa e buon lavoro. Un po' di discussione, un po' di confronto sul taglio che ha detto Alessandro. L'iniziativa in qualche maniera è scaturita da un episodio, l'episodio di un licenziamento per giusta causa di un nostro compagno, oltretutto delegato, non è tanto questo l'importante, se è un compagno di fondazione o meno, un lavoratore delegato sindacale che nello svolgimento della propria attività di delegato sindacale ha avuto uno scontro verbale con il dirigente del mercato in cui lavora, e in conseguenza di questo scontro verbale è stata attivata una procedura di licenziamento per giusta causa. Da qui scaturisce un po' la cosa e quello che ne è conseguito, che sono sostanzialmente due aspetti. Intanto la facilità con cui si può addivenire, ecco. Oh, scusate tutti, ha avuto un po' da tempo per la stampa. Sottolineare appunto la facilità con cui, anche la disinvoltura con cui si può addivenire a provvedimenti di questo tipo, perché nella fattispecie oltretutto questo provvedimento è intervenuto con tempi lunghissimi senza che ce ne fosse nessun tipo di avvisaglio da illuminare. In pratica il licenziamento è avvenuto a distanza di oltre 3 mesi. Da quello che era 4 mesi da quello che era l'episodio, quindi già questo la dice lunga su quella che può essere l'elaborazione da parte della parte datoriale rispetto a un provvedimento che si sentono di poter assumere con questa disinvoltura. L'altro aspetto è appunto la facilità da che cosa deriva. Ora, evidentemente è cambiato l'impianto normativo, ma è cambiato probabilmente anche la tipologia dei rapporti che ci sono nel mondo del lavoro anche fra lavoratori. Tant'è che il titolo dell'iniziativa, forse un po' banale, è rapporti di lavoro, rapporti sul lavoro. Allora, quello che si tratterebbe di capire è come in qualche maniera l'impianto normativo, rispetto anche alle dinamiche poi della crisi, del mercato del lavoro, della possibilità di accedere
al lavoro e al tipo di lavoro, che effetto hanno poi anche sulla possibilità, su questa facilità con cui le aziende, i casi che si guardano in caso, ce ne sono molti altri, spesso e volentieri sempre riferiti a delegati sindacali, quindi a persone che all'interno delle aziende, c'è il caso di Pontedera, ce ne sono stati altri, in cui all'interno delle aziende svolgono un'attività sindacale, quindi per questo è un aspetto che noi vorremmo in qualche modo sottolineare. Detto questo, non voglio rubare tempo a loro, però questo cambiamento, che ha un impianto sicuramente normativo, sta intervenendo anche su un comparto che tutti tradizionalmente consideravamo immune, il pubblico impiego. Il pubblico impiego negli anni passati era considerato un po' l'isola felice da un certo punto di vista. Io lavoro all'università, faccio il tecnico al Dipartimento di Chimica e vedo lo scollamento che c'è tra di noi, anche fra colleghi, rispetto all'impianto normativo. Guardate, faccio solo un esempio. Nel caso dell'azione disciplinare, se non mi ricordo male, non dovete confermare voi perché magari sto dicendo una castroneria, l'azione disciplinare nel rapporto di lavoro privato è discrezionale. Con la legge, il decreto legislativo 165 del 2001, poi modificato in parte dalla cosiddetta legge Madia del 2017, nel pubblico impiego l'azione disciplinare è diventata obbligatoria. La legge Madia la modifica l'impianto del decreto legislativo precedente perché introduce la sanzionabilità del dirigente che non commina o non provvede a dar luogo all'azione disciplinare. Ecco, questi elementi qui, che potenzialità hanno? La domanda è questa, di scardinare l'elemento solidaristico che un tempo magari si trovava nello stesso luogo di lavoro, oppure è intervenuto prima uno scardinamento dell'elemento di solidarietà e quindi questi provvedimenti si sono potuti inserire su una tendenza che in qualche maniera si stava profilando? Ve la dico l'ultima, sempre nel pubblico impiego. Ora anche i professori universitari sono avvocati e prima non era così. Siamo sottoposti a una valutazione e una parte del salario viene associata alla valutazione in un'ottica che non è più quella cooperativa all'interno di un luogo di lavoro, ma che introduce degli elementi di competitività. E questo forse è il vulnus su cui si inserisce tutto, cioè aver introdotto questo elemento di competizione all'interno della società e quindi eliminare l'elemento di solidarietà e l'elemento di cooperazione. Quanto questo può incidere e soprattutto come possiamo, quello che diceva Alessandro prima, come possiamo cercare di recuperare? Senz'altro conoscendo, senz'altro cominciando a conoscere le problematiche, cominciando a informarsi, a capire, perché se non riusciamo a capire su cosa è avvenuto, su come poi l'impianto normativo e l'agibilità sia del settore pubblico che del settore privato nel adottare provvedimenti che sono contro i diritti dei lavoratori, non si riesce nemmeno poi probabilmente a trovare delle forme di resistenza collettive a questo tipo di andamento. E questo è un po' il tema su cui mi farebbe piacere sentire sia Fabrizio che Matteo. Poi ho detto delle mischerate, forse anche troppe, e mi chiedo poco. Scegliete voi. Allora, buonasera a tutti. Vi ringrazio dell'invito perché insomma fa sempre piacere parlare di quello che ci occupa nella maggior parte del tempo della vita, perché io ci lavoro come
detto Alessandro, e fa piacere anche parlarne con qualcuno che ha una disponibilità ideologica ad ascoltarti. Perché dico questa cosa? Perché a prescindere dall'enfasi emotiva, no, uno dice io parlo con qualcuno che condivide la mia sensibilità, prima ancora delle idee, le idee sono l'elaborazione di quello che ci dice la nostra sensibilità. Il problema nasce proprio da lì. E il mondo del lavoro è cambiato perché è mutata la visione dei valori che stanno alla base di tutti gli impianti, non solo dell'impianto normativo sostanziale, ma anche di quello processuale e soprattutto di quello psicologico. Tento di spiegarmi. Se noi ci mettessimo a parlare qui degli epifenomeni che verifichiamo, con cui ci misuriamo ogni giorno sul lavoro e nei rapporti di lavoro, è chiaro, potremmo passare 2 o 3 giorni a fare l'elenco di tutte le cose che ci vengono a mente e che ci sembrano assurde, no? A partire dal fatto che ora c'è una quantità incredibile di lavoratori che credono di dover essere grati al proprio datore di lavoro perché li fa lavorare. A nessuno viene in mente che sia il datore di lavoro e dovrebbe ringraziare una massa di operai che con la propria energia gli consentono di arricchirsi. È naturale pensare l'inverso. Devo ringraziare perché mi fa lavorare. No, è questa la condizione psicologica che è modificata in questi anni. Perché se tu non modifichi questa lettura emotiva e poi concettuale dei rapporti di lavoro, non riesce a convincere la gente che è giusta una determinata modifica dell'assetto normativo, come quella che è avvenuta con il Job Act. Perché la gente non scenda in piazza e non ti rovesci le città di fronte a scelte legislative di questo genere, c'è bisogno che tu abbia creato un substrato psicologico che prepara una determinata classe operaia a sopportare quel tipo di modifica. Se io non voglio il conflitto sociale di fronte alla concretizzazione di una porcheria di riforma come quella che è stata il Job Act, io devo prima agire sulla coscienza delle persone in maniera tale da far passare quella pillola come accettabile, come naturale. E com'è che diventa naturale? Modificando l'assetto psicologico dei valori portanti nella classe operaia. E allora uno pensa che sia il caso di essere grati al datore di lavoro perché si fa lavorare. E lì si arriva a pensare, come succede in molti centri della grande distribuzione, e faccio l'esempio della grande distribuzione perché lì dove c'è un numero grande di dipendenti di solito si pensa che le tutele sindacali dovrebbero essere più forti, ci dovrebbe essere una maggior sindacalizzazione. Immaginate cosa avviene invece nella piccola pizzeria, no? Però lì si fanno straordinari ed è regola che non vengano pagati. Mi viene a mente una lavoratrice che ho assistito in estate, a cui la datrice disse: sì, ma non rompere tanto corbelli perché il TFR sono soldi miei, i tuoi soldi te li ho già dati, ogni ora che hai lavorato io te l'ho pagata puntualmente, che caspita vuoi il TFR? A prescindere dalla costroneria di cui non vi devo dare spiegazione, quello che mi interessa è che il padrone di 20 anni fa lo sapeva, lo voleva tenere il TFR per sé, ma lo sapeva che non poteva dire una bestialità di questo genere, no? Come fai a pensare di essere convincente? Non lo dici, semplicemente provi a fregare il lavoratore, ma non è che gli dici una cosa di questo genere.
Com'è che ora invece il datore va dal lavoratore e gli dice: ma guardi, che ti affari sono soldi miei, sono miei. L'altra settimana ero al telefono con il titolare di uno studio professionale che ha avuto una dipendente che al rientro della maternità si è sentita accolta da un clima ostile perché aveva la colpa di averne approfittato della normativa che assicura qualche garanzia in materia di maternità. Colpevole di questo, era stata subito trattata da ingrata, da una che era accettata male al rientro dal lavoro. Quindi a un certo punto, dopo aver mal sopportato le prime settimane di questo clima, ha detto: guarda, volete che vada via, arrivederci, mi dimetto. Lo sapete che la legge in questi casi dice che se una lavoratrice al rientro della maternità si dimette nel primo anno di vita del bimbo, ha diritto a vedersi pagata l'indennità di mancato preavviso come se fosse stata licenziata. E ero al telefono con il titolare di questo studio professionale, quindi una persona laureata, oltretutto con conoscenze anche giuridiche, perché non è un architetto, tanto per essere chiari, che mi dice: sì, ma io non sono mica d'accordo, non è mica giusto, io non gliela faccio. A casa sua. Sto parlando con un analfabeta o con un laureato in economia e commercio? Ma come non gliela vuoi dare? No, io non gliela do, questa si è comportata male, è venuta a pensare ad avanzarci qualcosa, io non gliela do. Cos'è? A prescindere dal torto o dalla ragione, a prescindere poi da come andrà a finire questa cosa, cos'è che fa scattare un meccanismo psicologico di questo genere? Noi dobbiamo interrogarci su questo. Prima Andrea parlava di tutte le strategie di allontanamento dal posto di lavoro che vediamo in questi tempi, no? Anche questi sono frutto di un lavoro di natura culturale. Ora, come dicevo pochi minuti fa, potremo continuare fino a domattina a parlare della fenomenologia dei rapporti di lavoro e tutti qui sono convinto che potrebbero fare esempi di questo genere. Quello che vorrei, che tenterò di fare questo mio intervento, è cercare di spostare l'attenzione non sul dato oggettivo, anche normativo, ma sul perché del dato normativo. Perché che è frutto della vittoria del capitale, della parte datoriale, lo sappiamo tutti. Che siamo sconfitti, come diceva prima Alessandro, lo sappiamo tutti. Io credo che noi dobbiamo porre l'attenzione su come sono riusciti a sconfiggerci. Ora, mi consentirete di soffermarmi un attimino su un altro epifenomeno, quello della giustizia, su cui ci si concentra sempre troppo poco, perché si crede che per parlare dei diritti dei lavoratori sia sufficiente concentrarsi sul diritto sostanziale, cioè sull'elusione della serie di garanzie di cui i lavoratori hanno avuto fino adesso attraverso tutte le riforme abominevoli come quella del Jobs Act. No, non si parla invece mai abbastanza del processo, di quello che avviene quando il lavoratore va davanti alla giustizia a chiedere la tutela dei propri diritti. Ora, senza affrontare profili che ho affrontato in altre occasioni, non vorrei ripetermi, sennò poi insomma è sempre la stessa cosa, vorrei fare un altro tipo di riflessione io. E vorrei partire da un esempio, da un articolo che lessi pochi anni addietro su una di quelle riviste che arrivano negli uffici degli avvocati, dove si commentano le sentenze dei vari tribunali, della Corte di Cassazione. E c'era in una di queste riviste un articolo scritto da alcuni magistrati del lavoro, con una sensibilità evidentemente vicina alla nostra,
Ma non è questo l'importante, perché non c'è bisogno di essere comunisti o toghe rosse per capire questo. C'è bisogno di avere una coscienza giuridico-sociale adeguata. Questi magistrati cosa dicevano? Che prima di valutare l'inclinazione del magistrato di mettersi a fare letteratura sul fatto che un giudice sia amico dei lavoratori, questa cosa gravissima, no? Bisogna chiedersi cos'è un giudice del lavoro. E loro, per spiegarlo, con una battuta dicevano: noi siamo i magistrati dei lavoratori. Ma secondo voi questo cosa vuol dire? Siamo i magistrati dalla parte dei lavoratori? Ora, secondo voi avrebbero scritto una cosa, pensato e scritta una cosa così banale e antigiuridica? Il magistrato è ovviamente terzo, ma è terzo di fronte a cosa? È terzo di fronte alle parti. Il lavoratore da una parte, il datore dall'altra, deve scegliere chi ha ragione. Se ha torto il lavoratore, il magistrato deve dar torto al lavoratore e ragione al datore. Non è lì il criterio discretivo che deve richiamare la nostra attenzione. Il magistrato è terzo fra le parti, non lo deve essere di fronte ai diritti. È lì il trucco. Tu devi sapere che sei il magistrato dei diritti. E se i diritti sono pensati a tutela dei lavoratori, è per quello che ti devi concepire come magistrato dei lavoratori. Di questo volevano parlare quei giudici che scrissero quel saggio. Te sei il magistrato dei lavoratori in quanto sei magistrato dei diritti. Per capire questo, te devi essere consapevole di cosa è di quali sono i valori che fondano il nostro sistema. Dovrebbe essere scontato, no? E invece non lo è. Questa cosa non è scontata perché, come diceva Giovanni Tarello 50 anni fa, la tecnicizzazione del giurista ha implicato la sua deresponsabilizzazione politica. Se sei politicamente deresponsabilizzato, diventi un leguleio, non sei più un giurista, sei un vile leguleio, un azzeccagarbugli. Il giurista è uno che sa contestualizzare la norma, che la sa contestualizzare giuridicamente. Questo cosa vuol dire? Che te devi capire quali sono i valori che vuol tutelare quella norma. Concepire i valori significa concepire il significato sistemico di questi valori. Nella prima Repubblica, lo Stato sociale aveva sistemizzato un tipo di relazione politico-giuridica che era quella di trovare l'equilibrio nei rapporti di forza. Il sistema dello Stato sociale prevedeva che la giustizia avesse il compito di trovare questo equilibrio e di portarlo dove equilibrio non c'era. Allora proviamo a fare un esempio che faccio sempre parlo di queste cose, che è fuori dal campo del diritto del lavoro, per dire come questo sia un fenomeno che non appartiene soltanto al diritto del lavoro, è un fenomeno appunto sistemico. Nel campo delle locazioni abitative è sempre esistito un principio nel nostro ordinamento, quello per cui quando firmi un contratto, se il contratto che pure hai firmato, in piena consapevolezza di quello che firmavi, che però prevede una clausola contraria ai limiti previsti dalla legge, tipo non puoi essere vincolato a questo, non puoi essere obbligato a quest'altro, quelle clausole sono nulle. Se l'inquilino va dal giudice, il giudice dice questa clausola non si applica. Viceversa, se te firmi una modifica
del tuo rapporto contrattuale quando già sei in casa e quindi sei già assistito da tutte le tutele del contratto, sei difeso dal contratto e il padrone non ti può buttare fuori, allora quello che firmi vale. E non puoi andare dal giudice a dire questa clausola vessatoria non vale più. Perché questo? Perché quando tu sei fuori di casa hai bisogno, di trovare una casa. Come diceva il compagno, sei il soggetto debole. Nel rapporto contrattuale il padrone esprime una forza che tu non puoi avere. E allora il sistema dice al giudice tu devi trovare equilibrio fra le parti. Quando uno è già in casa e è protetto dal contratto e dalla legge, non c'è bisogno di questo equilibrio. Questo esempio per dire come nel diritto del lavoro noi avevamo il riflesso di una visione dei rapporti sociali che non fosse solo del processo del lavoro, ma è sistemica. Quindi quei magistrati si definivano, quindi magistrati di cui dicevo prima, avevo scritto quell'articolo, magistrati dei lavoratori, perché avevano capito con una coscienza politica adeguata e storicamente contestualizzata che la loro funzione era quella di difendere i diritti che erano concepiti a favore dei lavoratori, perché c'era bisogno di trovare un equilibrio tra quello forte e quello debole. Adesso com'è che i giudici si comportano diversamente e applicano diversamente le norme processuali, non quelle sostanziali, guardate bene, non sto parlando di norme sostanziali, quelle del Giobatte, tutte quelle porcherie là, sto parlando di come funziona il processo del lavoro. Adesso quel processo vive una vita differente da quella di 20 anni fa, eppure le norme sono le stesse, ma vengono applicate in maniera diversa, perché il giudice non è più figlio di quella cultura che 20 anni fa ne aveva fatto, del suo più anziano collega un soggetto consapevole di dover trovare l'equilibrio tra le forze. Ora il giudice è terzo non solo di fronte alle parti, ma anche di fronte ai diritti di cui questi soggetti reclamano il ruolo davanti alla cattedra del giudice. Questo è il fenomeno su cui l'esempio su cui mi interessava di più porre l'attenzione, no? Perché questo è il campo dove di solito ci si dimentica di portare la discussione. Ok? Allora, come mai adesso questi giudici sono diventati, non tutti per carità, anche qua vicino ce n'è qualcuno che per fortuna continua ad avere coscienza storico-politica, ma molti vi assicuro no. Perché quell'altri no? Perché anche loro sono figli di un lavoro di demolizione ideologica della cultura dei rapporti di lavoro e nei rapporti di lavoro. Qui provo a chiudere il cerchio di quello che dicevo pochi minuti fa, poi pochi cominciano a diventare tanti, per cui spero di a breve, ossia com'è che succede tutto questo, com'è che si fa una legge senza che scendano in piazza 1 milione di lavoratori disposti a tener botta, a non fare un passo indietro, per abbandonarci ogni tanto anche a qualche citazione un po' più cara, perché hai destrutturato la coscienza di classe degli operai, li hai convinti di essere l'anello debole della catena, hai introdotto dei metodi di analisi della società distorti. L'azienda va male perché? Perché il costo del lavoro è un problema, non l'incapacità dei manager italici, e vi assicuro, perché io mi ci confronto quotidianamente, sono, mi stavo tenendo fuori l'espressione proprio popolare, diciamo, sono delle teste di legno inaccettabili per la loro inettitudine, ed è per questo che sono più pagati del
Francia, in Inghilterra, in Germania sono pagati di meno i manager apicali. Qui sono pagati di più perché la loro inettitudine serve a dividere. Non importa che tu sia bravo, tu devi essere abbastanza scemo da seguire in maniera miope i messaggi del padrone e dividere i lavoratori. Anche dalla classe dirigenziale e mini dirigenziale. Questo è un lavoro importante, perché se io convinco il lavoratore di essere egli l'anello debole della catena, allora posso fargli digerire tutta quella erosione dei suoi diritti che serve a spostare la ricchezza, perché se io non gli pago gli straordinari sposto la ricchezza dai molti ai più, dai lavoratori al datore. Se io gli dico che un lavoratore autonomo è un ganzo perché le partite IVA sono gente massiccia che ha la forza, la capacità, il coraggio di gettarsi e di provare, di misurarsi con la realtà, invece che se è un lavoratore dipendente, se è un ignaro, come si dice forzamento, è chiaro che io poi lo convinco di essere l'anello debole e che l'erosione dei suoi diritti è una cosa giusta. Se io non ti pago gli straordinari, contentati di avere un lavoro. Allora noi è qui che dobbiamo tornare a battere. Non basta dire che la distruzione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è un'ingiustizia. Se io non vado a lavorare sul perché è un'ingiustizia, se io non torno a rifar capire ai lavoratori che il conflitto di classe esiste, non è scomparso, solo che gli hanno fatto credere che non esiste più. La lettura contrappositiva dei rapporti sociali era funzionale a far capire la verità ai lavoratori, alle masse operarie. Il capitale ha eliminato la lettura conflittuale, l'interpretazione di questa conflittualità. Eliminando questa interpretazione ha svalorizzato l'ideologia, l'interpretazione ideologica della storia e dei rapporti di lavoro, e in questo modo ha privato la classe operaia degli strumenti intellettivi e intellettuali che venivano usati per difendersi dalla strategia del padrone. Mi ricordo, era un bimbetto, io era la sera alle 10 che aspettavo la mia mamma che usciva dalla pizzeria dove lavorava fino alle 10 di sera, perché c'era da pagare il mutuo, se no ci buttavano fuori di casa, e leggevo lì una scritta che era proprio davanti alla pizzeria, insieme a mio padre, insieme a me, aspettava mia mamma che uscisse dal lavoro, e la scritta era: no alla scienza dei padroni. E mio papà si girava e mi guardava, visto come la chiamano scienza, perché guarda, quella dei padroni è una scienza. È questo che noi abbiamo perso, la consapevolezza che quella dei padroni è una scienza, e si torna a quello che diceva Alessandro Fabini all'inizio di questo incontro, ossia la lotta di classe esiste e i padroni la stanno vincendo. E come? Dicendo che non è lotta di classe, che la contrapposizione non esiste più. Qui dobbiamo tornare a lottare, noi dobbiamo lavorare su questo. Prima di impegnarci sugli epifenomeni, sui dati normativi, dobbiamo tornare a parlare di questa mozione culturale. E ovviamente per fare questo dobbiamo coinvolgere anche i sindacati su questo tipo di lotta, perché noi come partito politico, come emanazione di istanze di natura ecologica, possiamo, ideologica, scusa, chissà perché ho detto ecologica, perché una Greta predomina, possiamo fare questo, ma sicuramente non lo possiamo fare da soli, perché sono i sindacati che sono tutti i giorni a gomito con il lavoratore. Io ci parlo ogni tanto, il sindacalista è tutti i giorni con lui. Se noi non riusciamo a riallargare questo tipo di discussione a 360 gradi anche con il sindacato, noi non ne usciamo. Non possiamo pensare di parlare da soli di norme,
di leggi se non ritorniamo a capire qual è la mozione culturale che può far ripartire la discussione sulla coscienza di classe. Ho finito, grazie. A te, parto da alla fine di Fabrizio. Siamo soli. Allora, proprio dal concetto di solitudine rispetto a non solo al mondo del lavoro, ma come si è strutturato questo concetto di solitudine e la questione dei rapporti con i sindacati, quanto questo spinge, il vuoto che si è creato, quanto spinge un lavoratore, una qualsiasi persona, a cercare di rispondere autonomamente, singolarmente ai propri bisogni, invece di reinterpretare la realtà in maniera collettiva. Anche su questo, cosa possiamo fare? Cosa è stato fatto? Perché siamo arrivati a un punto di questo tipo? Lo tocchiamo tutti con mano. Noi, l'individualismo fa parte comunque di una struttura ideologica della società. E come può essere frenato rispetto a quello che diceva Fabrizio? Perché poi uno degli elementi è anche questo, quello che dici te Fabrizio è assolutamente vero, ma poi io vedo quotidianamente che magari ognuno va dal caporeparto, va da quello, va da quell'altro per risolvere il suo problema, che è il suo problema, non è più il problema del collega, del compagno di lavoro. Anche su questo forse, e questo vale anche per altri. No, lo dico a Matteo, forse no si va domani mattina. Si smette a parlare di soluzioni individuali e soluzioni collettive, qui parte la parte. Tutta un'altra bella discussione. È un po' questa la riflessione. Bene, domanda difficile. Dunque, provo a dire qualche cosa. Intanto volevo dire, io sono appunto lavoro all'università e sono docente di sociologia e organizzazione e altre materie, però in realtà ho anche una strada un po' diversa. Il primo lavoro mio è stato nell'87 come operaio, però ho lavorato per molti anni come operatore sociale in una cooperativa e come presidente di quella cooperativa sono stato credo uno dei pochi presidenti della cooperativa sociale che ha firmato un accordo sindacale per i lavoratori parasubordinati. Insomma, ci sono delle dinamiche divertenti su cui però non ci soffermiamo e quindi questo sono arrivato all'università che non trovo un mondo lavorativo molto strano e faccio ancora oggi fatica a capire e ad adattarmi ad alcune cose, però in tutti questi e negli altri mondi che possiamo parlare è vero che secondo me si possono ritrovare alcuni tratti comuni che hanno a che fare appunto con una trasformazione culturale e vorrei fare qualche esempio e potremmo partire. Un esempio secondo me interessante è il dibattito sul dibattito paradossale, come si chiama il dibattito paradossale, che è quello che assistiamo sul famoso reddito, cosiddetto reddito di cittadinanza. Cosiddetto perché non è un reddito di cittadinanza per la misura, nel senso che il reddito di cittadinanza è una cosa totalmente differente. Questo è un reddito, una forma di reddito minimo, non è universalistico perché non ha le risorse per poterlo essere, non ha i criteri per poterlo essere. Diciamo che per chi studia, io mi occupo soprattutto di politica sociale e politica del lavoro, per chi studia la politica del lavoro è un mezzo passo in avanti rispetto a, per esempio, alla misura precedente del reddito di inclusione, se non altro perché allarga un pochino le maglie. Però non è un reddito di cittadinanza. Ma detto questo, la cosa che volevo sottolineare è che il dibattito intorno a quella misura vedeva su alcuni aspetti chi sosteneva e chi si opponeva, che oggi siamo al governo insieme, dire le stesse cose. E una delle questioni, forse ricorderete come a un certo punto al centro della discussione era il famoso divano. Il famoso divano su cui tutti i lavoratori, nella misura in cui possono permettersi di non lavorare, immediatamente si siederebbero e starebbero tutto il giorno a passare il loro tempo. Cioè l'idea che se non costretti a lavorare le persone non lavorano. Se appena possono non lavorare le persone non lavorano. Quindi chi si opponeva a questa misura diceva quello che voi state facendo è realizzare che questo è un mondo in cui le persone possono permettersi di stare a casa sul divano perché tanto non hanno bisogno di lavorare per guadagnare il pane. E chi sosteneva la misura, no, argomentava dicendo che no, noi stiamo facendo il possibile perché questo non sia
non sia reso possibile alle persone, perché sennò è chiaro che lo farebbero. Allora, questo dibattito, secondo me, lunare, è un dibattito che in realtà in Europa viene da molti anni, almeno dall'inizio degli anni 90, in modo sistematico, e soprattutto da metà anni 90, quando l'Unione Europea e i paesi europei si sono avviati a trasformazioni profonde del mercato del lavoro, dove in qualche modo, dal punto di vista culturale, ha cominciato a diventare, in qualche modo, pregnante, a diventare prevalente l'idea che tutto ciò che noi eventualmente mettiamo in campo in termini di sussidi, sostegni economici, indennità di disoccupazione, fanno i redditi minimi per i lavoratori che eventualmente perdono il lavoro, devono essere però pensati in modo che non permettano che le persone si siedano intorno a questa cosa. E quindi, come dire, diversamente nei paesi, in alcuni casi in modo più positivo, più proattivo, cioè tendendo ai servizi, per esempio, di politica attiva del lavoro come una forma di sostegno alle persone per rientrare nel mercato del lavoro, ma in altri casi in termini di famoso bastone carota, nel senso ti diamo un contributo, però anche ti rendiamo impossibile semplicemente adagiarti su questa cosa, devi cercare lavoro, devi accettare un lavoro se ti viene proposto, e lo facciamo in modo piuttosto rigido. Quella che si è inserita, secondo alcuni, non tutti sono d'accordo, da questo punto di vista, essendo un sociologo, non è necessariamente da fare un po' di polemica con gli economisti, se non è vero. Si è inserita nel mondo del lavoro, tra chi lo studia, tra chi fa politica e anche nelle relazioni tra i lavoratori e i datori di lavoro, anche in generale, una visione strettamente economicista del lavoro. Il lavoro, come dire, dentro questa tipo di dibattito sulla promozione politica ha cominciato a prevalere l'idea che fondamentalmente il lavoro è un costo da un lato ed eventualmente è una forma di reddito dall'altro, e non è una visione economicista, tale per cui alla fine, almeno in molti casi, e se si va a vedere anche per esempio quali sono le linee che hanno prevalso nelle ultime direttive europee, quelle di riconosciute come Horizon 2020, l'idea che il lavoro, pur che sia, è in qualche modo la risposta, no? La reazione che è un po' anche si è accentuata, soprattutto dopo la crisi economica del 2008, è orientarsi all'idea che il lavoro, pur che sia, va bene. E di un lavoro, pur che sia, va bene, abbiamo avuto tanti esempi, no, espressi in molti modi, li vediamo costantemente, a partire da una tristissima affermazione del nostro primo ministro del 1996, sapete tutti di chi sto parlando, che disse: bene, che il lavoro non era pure un lavoro. Non so se questa cosa ve la ricordate. Sì. Che era un'affermazione di una gravità spaventosa in un paese come, tanto più in un paese come il nostro. Fosse dovuta la multa, non è importante. Ma possiamo fare molti altri esempi. Intanto in aula per gli studenti faccio questo piccolo esempio per aiutare a riflettere su come alcune cose sono cambiate. Quando io ero adolescente, facevo lo scorso periodo, comunque andavo verso la maturità, eravamo ancora in un mondo in cui, per esempio, chi usciva da un liceo, soprattutto un liceo scientifico, con un voto che era al massimo dei voti nella maturità di allora, che era 60 o anche 58, 57, riceveva il giorno dopo a casa una telefonata dalla banca che gli proponeva un lavoro a tempo pieno, a tempo indeterminato, a partire dal giorno successivo. Era un mondo più ricco, era un mondo più... no, nel senso che era un mondo in cui la ricchezza era inferiore a quella attuale, in cui le tasse di occupazione erano inferiori a quelle attuali. Eravamo in un modo in cui ancora alcuni aspetti del mondo del lavoro tenevano, nel senso che oggi eventualmente non telefono a casa, no, nessuno telefona a casa a nessuno per proporre un lavoro, nemmeno un laureato con 110 lode, se anche è più probabile che questo laureato con 110 lode eventualmente si metta in lista e partecipa a un bando per poter fare un tirocinio all'interno di quella banda. Voi sapete bene che oggi un giovane, quando esce da percorso scolastico, ha elevate probabilità non tanto di trovare un lavoro, ma eventualmente di poter fare un'esperienza di tirocinio, perché oggi il lavoro è fare esperienza, non è lavorare, è fare esperienza da inserire in un curriculum, a cui seguirà un'altra esperienza da inserire in un curriculum, a cui seguirà un'altra esperienza da inserire nel curriculum. Una ricerca che abbiamo fatto, in un contesto che è una zona che è la provincia, una delle province più povere della regione toscana, che è la provincia di Massa Carrara,
percorsi della cosiddetta transizione, oggi tecnicamente viene definita così, transizione dei giovani dall'istruzione al lavoro, la si chiama così in Europa proprio perché non è subito un passaggio, è una transizione che si può dilatare molto nel tempo. In questa ricerca che abbiamo fatto con giovani di diverse età, titoli di studio, genere, provenienza territoriale all'interno della provincia, questa costante di una frammentazione enorme delle esperienze in attività che raramente si possono definire lavoro in senso stretto, vi dico solo che queste 32 persone a cui abbiamo fatto interviste sulle loro storie di vita hanno utilizzato 140 modi diversi per cercare lavoro, hanno avuto almeno 180 esperienze lavorative diverse, di cui 3 a tempo indeterminato. La maggior parte fondamentalmente costituite da lavoro nero, lavoro chiamata, lavoro estremamente precari. Le migliori posizioni lavorative erano fondamentalmente quelle di apprendistato, ma rapporti di lavoro di apprendistato con contratti di 3-4 anni per lavori che si apprendono a fare in un giro di 2 giorni, 3 in alcuni casi 2 settimane. Contratti di apprendistato di 3 anni per lavorare part time al mercato dell'ortofrutta, quindi a scaricare e caricare casse. E queste erano le condizioni in qualche modo privilegiate non delle persone che hanno i migliori titoli di studio, ma delle persone che hanno titoli di studio, diploma di scuola superiore oppure di scuola professionale, per lo più maschi. Percorsi di autonomia sostanzialmente estremamente difficili, in cui le uniche persone che riescono a sperimentare qualche cosa in termini di autonomia dalla famiglia o nel provare a lanciarsi in qualche tipo di avventura al mondo del lavoro sono le persone che hanno alle spalle una famiglia che gli permette di poterlo fare. Quindi le uniche esperienze, per esempio, di abitare fuori dalla famiglia vengono nell'appartamento di cui proprietaria è comunque la famiglia. La mia famiglia ha una casa con 3 appartamenti, in mezzo ci sono i miei genitori, all'ultimo piano, al piano terra c'è mio nonno e sopra ci sono io. Più o meno diverse varianti di questo tipo. Però una cosa su cui riflettere è il fatto che dentro di noi abbiamo anche registrato molta rabbia, molta frustrazione, eccetera, eccetera. Però oggi è anche relativamente accettato. Come dire, le aziende quando cercano un giovane da assumere con un tirocinio e sanno anche che approcciano delle persone giovani che a questo sono disponibili, perché in qualche modo oggi riteniamo come normale che ciò avvenga. Faccio gli esempi giusto per poi non evito di soffermarmi troppo su esempi specifici perché magari ci disorientano, però persone che una studentessa che si è lavorata con me un anno e mezzo fa, bravissima, laureata col massimo di voti, ha cercato di concludere velocemente la tesi perché le era stato promesso lavoro da un'azienda e poi il lavoro in effetti si è rivelato un tirocinio di 6 mesi, da febbraio a luglio, poi il mese di agosto nulla e poi da settembre altri 6 mesi di tirocinio. Per poi sentirsi dire a ottobre, in realtà non credo che ti assumeremo perché sei troppo intelligente per lavorare da noi. Allora questo, come dire, è questi 1000 altri esempi che possiamo fare, no, sono all'interno di una trasformazione culturale che appunto prima tu descrivi benissimo, in cui in qualche modo il nostro livello di il livello generalizzato di accettazione di una serie di condizioni si è alzato molto oltre quello che dovrebbero essere probabilmente dei limiti di accettabilità, dove il lavoro in qualche modo scompare, no? Come idea, come qualità, come senso, come appartenenza, come storia, oltre che da un punto di vista economico. È diventato strumento un costo. Quando si parla di lavoro si parla di costo e eventualmente di guadagno. Perché dunque, qui si lega ovviamente anche delle condizioni strutturali del nostro mercato del lavoro. Il mercato del lavoro italiano, lo sapete bene, è un mercato del lavoro molto particolare. Ovviamente quando escono i dati dell'Istat sull'aumento o la diminuzione della disoccupazione e dell'occupazione ci sono i politici che ovviamente cercano in qualche modo di farsi luce intorno a questo dato, quindi se la disoccupazione scende o l'occupazione sale, chi è al governo ovviamente vanta dei meriti. Scende d'estate.
che non ha, che tendenzialmente non ha, perché solitamente sono soprattutto le trimestrali Istat, indicano dei dati che non rivelano appunto quella trasformazione strutturale, ma piccoli spostamenti dentro una condizione che rimane fondamentalmente quella che conosciamo, che tutti sapete. Quindi un mercato che è basato su tre dualismi di fondo, che sono l'età, il genere e il territorio. Quindi essere giovani donne nel mezzogiorno è il modo migliore per essere disoccupati. E lo sono il 70% delle persone che sono in queste condizioni, che sono anche di più se hanno un titolo di studio. In generale essere giovani e essere donne è comunque una forma di discriminazione. Ma dentro qui, come dire, per esempio il recente aumento dell'occupazione che c'è stato risponde a un elemento fondamentale, ovvero che tutto l'aumento dell'occupazione che c'è stato è un aumento che riguarda lavori fondamentalmente poco qualificati, raramente a tempo pieno, poco remunerativi, in alcuni casi anche non particolarmente protetti, che denunciano un fatto che ci mette in una posizione che è un po' diversa dal resto dell'Europa. Per esempio, noi non abbiamo ancora recuperato i livelli di reddito familiare pre-crisi, non abbiamo ancora recuperato il numero di ore lavorate pre-crisi, che segnala un'ulteriore frammentazione del lavoro in una struttura produttiva che sappiamo essere basata fondamentalmente sulla piccola impresa. Ora, qui so di dire una cosa complicata, però dentro questo tipo di condizione, molto del dibattito che è stato fatto, a mio avviso, sul lavoro, proprio per esempio anche intorno all'articolo 18, è stato un dibattito fondamentalmente ideologico. Fondamentalmente ideologico da parte di chi attaccava l'articolo 18, ma a rischio anche di essere ideologico da parte di chi lo difendeva, nel senso che noi siamo in una condizione strutturale che rende comunque il lavoro, no, un lavoro spesso precario, proprio per il tipo di mercato del lavoro in cui siamo inseriti. Però noi ci troviamo dentro, secondo me, un altro tipo di condizione. Ovviamente si è parlato molto di globalizzazione, eccetera, eccetera, no? Globalizzazione che vuol dire cambiamento della struttura proprietaria delle imprese, delle grandi imprese, è un aspetto fondamentale di cui secondo me si parla molto troppo poco. Una separazione crescente dei rapporti tra proprietà del capitale, proprietà dei mezzi di produzione, proprietà delle imprese e territorio. Cioè, i legami di appartenenza da questo punto di vista si sono andati disperdendo, si sono andati frammentando. Il territorio è scomparso come un elemento fondamentale. Il territorio è il luogo che in qualche modo dell'appartenenza, è il luogo della formazione politica, è il luogo delle relazioni sociali. Questa dimensione territoriale si è, come dire, frammentata in modo importante. Pensare i rapporti di lavoro esclusivamente come rapporti dentro l'impresa al limite di fondo di non vedere che l'impresa è inserita in un territorio, in un territorio in cui ci sono altri tipi di soggetti, che sono ovviamente le famiglie, ci sono le forme associative, le organizzazioni politiche, le organizzazioni sindacali, che si sono indebolite particolarmente proprio perché secondo me non hanno visto questo tipo di trasformazione o non se ne sono preoccupati. Oggi come si fa a costruire la difesa dei lavoratori in un sistema di impresa come quello che abbiamo? Impresa per impresa. Come si fa a costruire la difesa dei lavoratori, no, dentro processi che impattano il territorio in maniera pesante? Pensiamo che non devi invalidare, o pensiamo a tutti gli altri casi in cui appunto l'impresa prende, sposta la produzione e la porta altrove. Quello che dovrebbe rivendicare chi difende il lavoro è che occorre che ci sia lavoro qui, dignitoso per quelle persone, a prescindere dal fatto che questo lavoro sia dentro quell'impresa o in un altro tipo di contesto. Il caso dell'Ilva è un caso particolarmente complesso, ma è un caso abbastanza importante da questo punto di vista, perché in qualche modo intreccia tutta una serie di dinamiche che saranno sempre più importanti. Non parliamo di ecologia stasera, ma uno dei tre principali fattori di aumento delle diseguaglianze già oggi in parte, sempre più nel futuro, è sicuramente quella la questione ecologica. Il caso Ilva è diverso, nel senso che non è ovviamente un caso dipendente dalle trasformazioni legate al cambiamento climatico, no? È un classico problema di apparente conflitto tra lavoro e ambiente, come ce ne sono stati altri, di cui possiamo ricordare vari in Italia, la Val Bormida, altre situazioni di questo genere. Come possiamo difendere un lavoro che è allo stesso tempo un fattore fondamentale di rischio per la salute degli stessi lavoratori e delle loro famiglie? No.
e chiedere semplicemente, possiamo chiedere semplicemente che queste persone possano continuare a fare quel tipo di lavoro, o forse c'è un problema molto più ampio. Io credo che dobbiamo porci un problema molto più ampio, e qui, come dire, concordo pienamente con il fatto di avere una visione sistemica. Quello che è il caso dell'Ilva di Taranto è un caso che andava ripensato da molto tempo in termini di non c'era semplicemente il posto di lavoro, ma di riconversione completamente di un'economia in un territorio, perché quel territorio è distrutto da quel tipo di, modello economico che è stato impostato decenni fa, no? E non possiamo oggi semplicemente limitarci a difendere alcuni posti di lavoro che sono fondamentali, vanno difesi, no? Ma non possiamo farlo a tutti i costi. È un esempio come ce ne sono molti altri. Noi abbiamo già una crescita di diseguaglianza in Europa legata fondamentalmente a tre tipi di fattori. Uno, una polarizzazione dell'economia che è presente dappertutto. Cioè, a Milano, per esempio, il ruolo che in Italia, il ruolo che Milano ha nella produzione nella ricchezza del paese è aumentato del 17% dal 2000 a oggi. Milano è un polo che attrae costantemente ricchezza, attività, opportunità lavorative non del tipo che mai ci aspetteremo, ma che comunque le crea, ovviamente investimenti finanziari di ogni genere, e questo avviene in un contesto dove gran parte del resto del paese non vede nulla di tutto ciò. Molte persone che hanno l'aspettativa di fare un certo tipo di lavoro di professione possono porsi il problema se dovessi spostare lì oppure no, perché può essere l'unico modo per poter fare un certo tipo di lavoro. Ma il caso di Milano, l'esempio di Milano, è in realtà un esempio di una dinamica che si può vedere in tutta l'Europa. La polarizzazione territoriale la si vede in Germania, la si vede in Francia, la si vede nel Regno Unito. Perché alcune zone tipiche ex operaie che votavano per il Labour sono orientate tutte alla Brexit? Perché, il successo di quei partiti, di orientamento populista, fascista in Germania, Germania Est, in parte ha una radice anche da questo punto di vista, in contesti che erano contesti di lavoro, contesti in qualche modo dove si era creato una cultura, un tessuto sociale. Oggi si è arrivato al punto in cui, per esempio, alcuni amministratori, alcuni sindaci in alcune zone della Germania Est, onestamente si sono sentiti di dire: signori, il lavoro che avevamo, le opportunità che avevamo non ci sono più, non ci saranno più, non possiamo più nemmeno pensarci come una città che è in grado di creare opportunità per 80.000 abitanti, no? Perché queste, se le persone vogliono lavorare se ne devono andare da qui, e oggi non vediamo alcun futuro davanti a noi. Questi sono i contesti in cui non ci sono aspettative di cambiamento positivo, l'unica cosa che si può vedere è polarizzazione verso altre situazioni. E lì dove cresce il malcontento, cresce l'anomia, crescono la perdita di relazione e di appartenenza. Secondo fattore importante, l'automazione. Di Industria 4.0 se ne parla così a go-go, no, se ne straparla, non se ne fa un granché di ragionamento. No. Il governo ha messo in campo qualcosina, anche i sindacati hanno fatto le loro dichiarazioni, per lo più però anche le linee del governo, anche le forme di incentivi sono legate a l'innovazione tecnologica, comunque va bene, no, dal lavoro pur che sia, l'innovazione tecnologica pur che sia, non è esattamente così. Su questo campo sono state fatte non molte ricerche da studiosi molto diversi, anche tra di loro economisti, sociologi, pochi. Ovviamente chi si occupa di intelligenza artificiale, chi si occupa di organizzazione, eccetera, aziendalisti, e hanno visioni tutti molto differenti, nel senso che abbiamo avuto ricerche che mostravano scenari catastrofici in cui i mercati del lavoro europei e americani perdevano il 50% dei posti del lavoro, fino allo studio dell'OCSE che metteva in luce una previsione di una perdita del 9% dei posti di lavoro nei paesi appunto dell'OCSE nei prossimi 25 anni, che sarebbe già comunque un dato abbastanza catastrofico. Gli economisti sostengono che non è così, nel senso che dicono che è sempre successo che l'innovazione tecnologica ha portato una trasformazione del lavoro, in parte una perdita di posti, ma poi sostituita da altre opportunità. In realtà nessuno sa bene che cosa può succedere, però su un aspetto tutti sono d'accordo. E che questo produrrà sicuramente un aumento del, se non governato, un aumento delle diseguaglianze. Un aumento delle diseguaglianze perché,
come dire, l'intelligenza artificiale è in grado oggi di sostituire moltissimi tipi di lavori, e non è che non lo si fa in alcuni casi perché non c'è la tecnologia, non lo si fa perché in alcuni casi può non essere conveniente, perché non ci sono le risorse per investire, oppure non ci sono strategie di comunicazione. Però tecnologicamente è possibile fare molte cose, e i tipi di lavori che sicuramente è più facile sostituire sono molti dei tipi che hanno costituito la classe media dei nostri paesi. È molto più facile sostituire un impiegato che un giardiniere. Un giardiniere, un robot che fa un giardiniere è una cosa molto complicata, molto costosa, forse non conviene. Certo, ci può essere qualcuno così ricco e così snob che ha voglia di tenersi un robot che gli taglia l'erba in giardino, perché questa è una cosa che in qualche modo produce, ma non ha nessuna convenienza economica. Ma i lavori impiegatizi, molti lavori operai, molti lavori di media qualifica, sono lavori facilmente sostituibili oggi con l'intelligenza artificiale, ma anche il mio lavoro. Nel senso che se io non intendo fare, io non faccio lezioni in questo modo, ma se si vuole intendere la lezione all'esterno in un certo modo, si può fare una lezione, la si può riprendere, la si può riprodurre decine di migliaia di volte. Non è più necessario, si può sostituire il lavoro in tanti modi. Sostituzione del lavoro è un dato, ma sostituzione del lavoro vuol dire anche sostituzione e cambiamento dei rapporti fra capitale e lavoro dal punto di vista economico. Perché nella nuova misura in cui il lavoro è sostituito dalla macchina, non c'è più un reddito da lavoro per il lavoratore, e il processo lavorativo diventa proprietà, controllo e funzione economica e strumento del proprietario di mezzi di produzione. Non solo. Cancella la possibilità che ci sia una tassazione sul lavoro che eventualmente viene ridistribuita sotto forma di pensione, sotto forma di contributi, benefici, sanità e quant'altro. Da qui la motivazione per cui alcuni sostengono in modo un po' argomentato non particolarmente bene, però sostengono l'idea che occorre tassare i robot. Forse deve ragionare di tassare i processi produttivi a prescindere dal modo in cui i rapporti fra capitale e lavoro sono costituiti. Perché spostiamoci su un altro esempio che discutevamo prima, no, Airbnb, Uber, o tutte le piattaforme che scambiano servizi lavorativi che però non vengono chiamati lavoro, e dove chi fa un'attività lavorativa non è un lavoratore. Tutti questi sono rapporti che sono cambiati profondamente, dove l'idea del lavoro scompare complessivamente. Eppure c'è un'attività lavorativa di qualche genere, c'è una produzione di servizi, c'è una produzione di qualche tipo, di cui qualcuno beneficia e su cui qualcuno crea profitto. Eppure l'incapacità dei nostri governi di intervenire su questa dimensione per reintrodurre un meccanismo redistributivo fondamentale è notevole. Ancora oggi non è chiaro, per esempio, come dovrebbe funzionare dal punto di vista fiscale una gestione, no, come ormai molto diffusa nelle nostre città, di una fitta camera. Eppure c'è un'attività lavorativa, c'è una produzione di ricchezza, ma non c'è un meccanismo di redistribuzione. Terzo fattore fondamentale, la crisi ambientale. E anche qui è difficile dire che cosa succede, però i cambiamenti climatici hanno delle caratteristiche. Le loro caratteristiche hanno quella dell'imprevedibilità, con una limitata prevedibilità. E tra le altre caratteristiche hanno anche quella di essere non per nulla eque. Oggi quello che già succede è che chi sta pagando di più sono le persone più povere, che sono i paesi più poveri, nei contesti più a rischio. E questo succederà in modo crescente. Se non ci sarà una forte politica, che non si vede assolutamente, di contrasto di questa trasformazione, noi avremo probabilmente territori che diventeranno sempre più invivibili, luoghi che non potranno essere più abitati, posti di lavoro che si perderanno, intere produzioni che dovranno spostarsi, intere produzioni che cesseranno, sia nell'agricoltura, che nei servizi, che nell'industria. Ma ovviamente chi sono le persone che possono più difendersi da questo tipo di trasformazione? Non sono certo le persone più povere. Tanto più eventualmente i nostri sistemi di welfare, da questo punto di vista, non c'è più il rapporto tra queste due cose, perdono la capacità di proteggere le persone. Il caso dei giri gialli, che è un caso apparentemente diverso da quello degli scioperi in questo periodo in Francia, ma non è un caso che in qualche modo si stanno saltando.
è un esempio di questo tipo. Io devo fare una politica di contrasto dei cambiamenti climatici, metto una tassa sui campi bagnanti. Metto una tassa sui campi bagnanti perché ho l'idea che in questo modo si consumi meno carburante, si consuma meno carburante e riduco la quantità di emissioni prodotte. Torniamo ancora a una visione economicista, non solo del lavoro ma anche della natura. Le cose non funzionano così. Se io metto una tassa sui carburanti, quello che produco è intanto un fattore di diseguaglianza. Chi è ricco si può permettere di pagare la tassa e di consumare il carburante che consumava anche prima. Gli studiosi dicono, ma i costi per esempio per il riscaldamento non sono diversi dalle famiglie ricche e dalle famiglie povere. Certo, le famiglie ricche vivono in case efficienti dal punto di vista energetico e possono spendere poco per riscaldare bene la casa. Le famiglie povere spesso vivono in case che non sono efficienti dal punto di vista energetico e devono spendere molto per riscaldare una casa meno. Quindi io metto la tassa sul carburante, la famiglia ricca continua a riscaldare come prima, non ha problemi a pagare quell'eventuale tassa, la famiglia povera ha problemi a ce l'ha. Quindi aumento la diseguaglianza, metto la famiglia di fronte al dilemma se mangiare o se scaldare l'abitazione. I gilet gialli si sono trovati su una tassa sul carburante che incideva non solo su questo ma sui trasporti. Sui trasporti di persone che vivono attraverso il proprio lavoro, che vuol dire anche spostamento, un lavoro che richiede spostamento, è un perché guido un camion, perché trasporto della cosa, o perché mi devo spostare per lavorare. Mettendoci anche la dinamica, una dinamica città-campagna che sembrava scomparsa. Certo che se io vivo a Parigi in una casa, come dire, dove posso utilizzare mezzi di trasporto pubblico e una casa efficiente dal punto di vista energetico, sono sicuramente favorevole a questa tassa, a me non fa nessun problema. Ma non è la condizione di chi vive fuori, abita in una casa scarsamente efficiente dal punto di vista energetico e deve usare l'automobile per spostarsi. Ma allora alcuni dicono, va bene, introduciamo allora una misura di compensazione. E per le famiglie povere che devono trovarsi a pagare una tassa sul carburante introduciamo un beneficio, un sostegno economico che gli permette di pagarsi questa tassa. Ma allora qual è il vantaggio? Dal punto di vista ambientale che cosa ne guadagniamo? Non solo, è una partita di giro perché lo Stato prende i soldi dalla tassa e se glieli ridà in forma di benefici per permettere alle famiglie di usare lo stesso carburante che usavano prima e quindi produrre le stesse emissioni. Se si guarda la questione ecologica si capisce come il modo di ragionare che abbiamo costruito negli anni è totalmente paradossale perché non ha nessuna capacità di cogliere come funzionano le cose. Si è perso il rapporto col lavoro nella sua materialità, sostanza, difficoltà, sofferenza o qualità, benessere, piacere, tutto quello. Si è perso il rapporto con la natura nello stesso modo. L'accordo di Kyoto costruito negli anni 90 era un accordo che a parte che non è stato firmato dai principali inquinatori del mondo ma non poteva funzionare. Perché era un calcolo economicista di uno scambio delle emissioni, senza porsi un problema di fondo. Queste emissioni quante sono, come sono, che effetto producono nell'ambiente, no? E se devo ridurle, cosa devo fare concretamente? Sono una dimensione materiale, un prodotto della nostra politica, del nostro rapporto con la natura, che non possiamo ridurre a calcoli meramente economici. La politica oggi non riesce a uscire da questa dimensione. E se non riusciamo a uscire da questa dimensione, noi perdiamo completamente il contatto col senso che ha il lavoro, col senso che ha il lavoro per le persone, così come col senso che ha la natura e quello che noi stiamo costruendo con la natura. Le due cose sono fortemente legate. Vado a chiudere perché insomma ho parlato anche troppo, ma ricordo che ho fatto un sacco di punti che ovviamente non è seguito. Torniamo un attimo a una cosa, quindi se vogliamo ritornare a difendere o occuparci di lavoro, io vedo nel territorio una possibile prospettiva, perché? Perché le persone vivono nei territori, perché questa leggenda della globalizzazione non ha in qualche modo dismesso non solo appunto, l'idea del lavoro come intendiamo, ma ha dismesso l'idea che le persone vivono nei territori, vivono nelle vicinanze. Vivono nei contesti in cui le famiglie si organizzano faticosamente per alzarsi la mattina, portare i figli a scuola, andare in un posto di lavoro, rendere compatibili orari che spesso non sono compatibili, cercare un asilo nido che non c'è, pagare la babysitter, eccetera, eccetera. Lì si svolge la vita delle persone. Uno dei problemi enormi che noi abbiamo in Italia,
Italia è, fa molto esempio, fa proprio il tema della conciliazione fra lavoro e fra lavoro e famiglia, fra lavoro e cura dei figli, fra lavoro e cura delle persone anziane. Tutti questi dilemmi, chi non può permettersi di acquistare sul mercato le risposte, si deve risolvere con enormi complicazioni. Però la prospettiva territoriale ci permette di vedere il lavoro dentro un sistema di relazioni più complesso. Per quanto la difesa del posto di lavoro è una cosa che ha molto senso, oggi è molto più, non possiamo semplicemente scambiare la difesa del posto di lavoro con la difesa del lavoro. Perché noi dobbiamo difendere il lavoro a prescindere che il posto di lavoro sia difendibile, questo secondo me è il tema. Vedere a livello territoriale vuol dire che noi, a prescindere dal fatto che stiamo prendendo dei posti di lavoro in un'azienda, in un territorio, dobbiamo in qualche modo spingere, lottare, permettere, far sì, garantire che ci sia un lavoro in quel territorio per quelle persone. Vuol dire che l'organizzazione sindacale non può porsi solo il problema di come difendere i lavoratori di quell'azienda, tra l'altro dove molte aziende non sono assolutamente presenti, non so che cosa succede, chi difende i lavoratori di Fedora? Si sono messi loro ad autodifendersi. Chi difende i lavoratori dentro un'università dove il lavoro nero è presente alla grande? No? Chi difende il lavoro in alcuni contesti dove l'organizzazione sindacale è difficile che siano presenti, perché la nostra struttura del mercato del lavoro rende difficile questa presenza. Credo che da questo punto di vista puoi ragionare in termini di territori, riuscire a aggregare lavoratori che necessariamente lavorano in contesti diversi, che forse non appartengono a categorie diverse, perché anche le categorie, ahimè, dobbiamo un po' superarle. Perché il lavoro si connette in modo molto più complesso alle condizioni di vita delle persone, a questioni che non sono strettamente legate al lavoro e a come funziona il sistema di welfare. I sindacati non sono mai stati favorevoli, no, forse cominciano un po' a cambiare, però nei decenni passati non sono mai stati favorevoli, per esempio, all'introduzione di forme di sostegno economico come reddito minimo garantito. Però questa cosa è stata fatta in tutta l'Europa, ci sarà una ragione, e la ragione è che il rapporto fra sicurezza del reddito e lavoro è cambiato necessariamente. Quello che secondo me noi dovremmo recuperare è un certo tipo, no? Una scala di dipendenza e potere, no? Nei rapporti di lavoro. Quello che alcuni studiosi di welfare osservano è: noi possiamo studiare le differenze nei sistemi di welfare in base a quanto rendono le persone meno dipendenti dal mercato. Meno dipendenti dal mercato vuol dire uscire da quel rapporto, no, di svantaggio, di ricattatorio che io posso avere con il lavoro, nella misura in cui io dipendo esclusivamente da quel lavoro per la mia sussistenza. Ovviamente io posso costruire una difesa collettiva del lavoro, come è stato fatto, ma posso anche costruire una difesa che è legata alla cittadinanza, non solo dell'essere un lavoratore, essere lavoratore e cittadino. Se la mia sussistenza non dipende più da quel posto di lavoro, io sono meno debole. Questo io l'ho osservato studiando, per esempio, un po' come funzionano i paesi nordici, che non sono il paese dei ben godi, però funzionano in modo un po' diverso su alcune cose. La straordinaria tranquillità con cui in alcuni contesti le persone pensano se tenere o cambiare il lavoro che hanno, perché sono sicuri che non moriranno di fame, perché sono sicuri che hanno la possibilità di fare questa cosa, perché riceveranno un sostegno da questo punto di vista. Una cosa che in Italia non vedresti mai, perché non esiste. Persone che lavorano in università, docenti universitari, che si chiedono se continuare a rimanere qui oppure cercare un lavoro fuori che magari mi interessa di più. Non esiste che da noi uno pensa di abbandonare il lavoro pubblico, no, perché è l'unico luogo, come in qualche modo ritenuto ancora sicuro. Perché lì esiste? Ovviamente perché c'è un mercato del lavoro dinamico, ma anche perché c'è un sistema di sicurezza che funziona da un altro punto di vista. Però attenzione, perché, come dire, nel nostro sistema di welfare piuttosto debole e nella nostra attenzione al lavoro solo come posto di lavoro, ci dimentichiamo delle persone, o rischiamo di dimenticarci delle persone che nel mondo del lavoro non riescono a entrare, o sono dentro in modo molto marginale, o non hanno, come dire, gli strumenti e la possibilità di farlo, i cosiddetti non occupabili. Reddito e cittadinanza, il primo rapporto su reddito e cittadinanza mette in luce che tutte le persone a cui si vorrebbe offrire l'opportunità di, attraverso reddito e cittadinanza, anche di rientrare al lavoro, si scopre che molte di loro non sono occupabili. Ma non è una scoperta, diciamo che attraverso questa misura si è fatto emergere questa situazione. Il lavoro, no, dentro questa visione economicista del lavoro, il lavoro è di chi può lavorare a certe condizioni. Quindi tutti gli altri non sono occupati.
Ma che cosa ne fanno i paesi delle persone non occupabili? In Norvegia ci sono, vabbè, la Norvegia lo sapete, sono 5.200.000 abitanti, quindi è come una grande regione italiana. Ci sono, la disoccupazione sembra essere un problema quasi inesistente, 4,5% di tassi di disoccupazione che noi ci segnaliamo ovviamente. 100.000 disoccupati. Ma poi si va a vedere, ci sono 320.000 persone che diciamo hanno una sorta di pensione di disabilità, che in realtà non è come la concepiamo noi, è una misura che viene data a molti tipi di persone che per vari motivi non sono in grado di lavorare, problemi di salute, di salute mentale, difficoltà di tipo psicologico, familiare, anche disabilità in senso stretto. 200.000 persone che sono dentro in qualche modo un processo di welfare dove si cercherà di capire se eventualmente potranno entrare nel mercato del lavoro oppure no, e ricevono dei sussidi. 50.000 persone che ricevono dei sussidi dal welfare locale, cioè dai comuni. Insomma, se si va a fare i conti, ci sono 100.000 disoccupati, ma ci sono almeno 600-700.000 persone che ricevono, che sono sostenute dal welfare, che hanno scarsissima probabilità di entrare nel mercato del lavoro. Quindi 6 o 7 volte tanto. Negli Stati Uniti, dove si dice che la disoccupazione è molto bassa, ma l'occupazione non è molto alta, c'è un tasso di detenuti tale per cui se si portasse quel tasso ai livelli europei, cioè se il numero dei detenuti in rapporto alla popolazione fosse simile a quello dei paesi europei, la disoccupazione salirebbe immediatamente a livelli superiori a quelli di molti paesi europei. Se in Germania si considerassero disoccupati quelli che fanno i mini jobs, che sono 7 milioni, e i mini jobs, i mini lavori, sono sostanzialmente uno stesso tirocini, perché sono persone che prendono 420 euro al mese per fare un'attività lavorativa, anche lì il tasso di disoccupazione esploderebbe. Se noi andassimo a vedere, ora l'Istat mostra anche questo dato, no, includesse tra gli inattivi i famosi inattivi disponibili, cioè le persone che non stanno cercando lavoro, ma sarebbero disponibili ad accettare un lavoro dal giorno dopo se gli venisse proposto. Quindi non persone inattive, persone che hanno smesso di cercare lavoro, probabilmente perché scoraggiate. Anche qui, se noi inserissimo questo gruppo nel gruppo dei disoccupati, i nostri tassi di disoccupazione cambierebbe in maniera molto importante. Questo per dire che tutti i paesi hanno delle loro diverse strategie per occultare effettivamente quante sono le persone fuori dal mercato del lavoro. Allora, quando noi pensiamo al lavoro, pensiamo a questo tipo di rapporti, secondo me dobbiamo includere tutte queste dimensioni, perché il lavoro è una cosa diversa. Il lavoro, come dire, ci siamo abituati a pensare al lavoro in un certo modo, quindi con un taglio netto fra ciò che è lavoro e ciò che è non lavoro. E invece questa barriera andrebbe superata, perché questo ci permetterebbe di inserire il lavoro dentro delle relazioni sistemiche molto più complesse, che hanno a che fare con le relazioni familiari, che hanno a che fare con come funziona il sistema di welfare, che hanno a che fare con i territori, che hanno a che fare con tutte le persone che per molti motivi dal lavoro sono escluse o sono estremamente emarginate. Rimettere insieme il tema lavoro e cittadinanza e uscire dalla visione del lavoro come un rapporto di natura economica, perché questo è ciò che ha prodotto, come dire, quel tipo di trasformazione culturale che discuteremo prima. Chiudo dicendo, io tengo un corso di sociologia dell'organizzazione e la prima cosa che faccio quando comincio questo corso è chiedere agli studenti che cos'è per voi un'organizzazione, e la risposta standard è un mezzo per conseguire dei fini, un mezzo razionale per conseguire dei fini a partire da un bisogno comune. Un'idea subente astratta, subente razionalizzata, che non corrisponde per nulla al modo di funzionare le organizzazioni, che però rispecchia una cultura che anche dentro l'università viene assolutamente diffusa, cioè un'idea managerialista dell'organizzazione. Infatti molti di questi studenti hanno l'aspettativa di diventare manager, dico, forse alcuni di voi è possibile, molti di voi probabilmente no. Proviamo a ripartire da che cos'è un'organizzazione sperimentale, quindi cominciamo a lavorare, per esempio, proviamo a vedere come funziona la catena di montaggio, vi porto, no, vi bulloni e faccio lavorare su questa roba.
e via via cominciamo a riflettere del che cos'è la nutrizione, cos'è il lavoro, sperimentandola direttamente in aula, vedendoci qualche video, ci vediamo qualche spezzone di film, la classica storia di Zeppelini, ci vediamo lì, e si scopre che gli studenti di scienze politiche alla magistrale non sanno assolutamente che cosa sia, non dico l'autunno caldo, che qualcuno potrebbe confondere il cambiamento climatico, ma nemmeno ovviamente il sciopero del 1980, lo sciopero della Fiat, la PAL 50.000, non sanno nulla, sono studenti di scienza politica magistrale, non hanno mai sentito parlare di queste cose. E si immagina magari l'organizzazione come un qualche cosa astratto, no? Sterilizzato da tutto ciò che sono le relazioni, la cultura, la fatica, la sofferenza, lo sfruttamento, eccetera, eccetera. Il lavoro parte da qualsiasi tipo di relazione che siamo in grado di costruire, ma in qualche modo deve anche partire da, secondo me, quelle che sono le condizioni di oggi del lavoro, che non sono più quelle di, appunto, quando si telefonava a casa uno studente dicendo da domani mattina tipo posso lavorare un po' più a tempo determinato, no, nella nostra banca. Credo che non sia più così e quindi dovremmo ripartire un po' da questo tipo di situazione. Mi fermo. Ci sono sollecitazioni? Tante. Sollecitazioni? 200.000, no? Veramente. Stimolantissimi. Come si dice? Cioè, queste due relazioni sono state interessantissime, no? Cioè, bisognerebbe riuscire a averle in maniera sistematica, leggersele per poi entrare dentro, se no a volte delle osservazioni diventano inappropriate. No, non è una questione. No, cioè qui osservazione, ovvio anche i compagni possono. I problemi posti sono problemi grossi, non è che qua noi siamo qua per dare del risposto, per trovare la bacchetta magica per come affrontare questa situazione. L'obiettivo è quello che ci siamo dati, quello di cercare di comprendere una realtà che sicuramente è cambiata e che, e qui lo dico come partito, forse troppo spesso si cerca di interpretare con strumenti che consideriamo ancora validi, ma che forse non sono stati sufficientemente adeguati a quelli che sono stati i cambiamenti. Perché è vero che ci sono tutta una serie di questioni, però io ribatto sulla questione dell'isolamento, della frammentazione, cioè questo è il punto sul quale secondo me bisognerebbe capire che questo è uno sforzo collettivo, come si possono recuperare questi elementi, perché io credo che il fenomeno che ci viene, quello di partire dai territori, diventa uno strumento anche di autotutela da tanti punti di vista. La tutela del territorio diventa una forma di autotutela sociale e ambientale. Ho fatto tempo fa anche di associazioni ambientaliste, legare determinate problematiche alla tutela del territorio faceva emergere la necessità di poter cambiare il livello. Però il problema è con quali strumenti si possono oggi interpretare delle forme di resistenza, chiamiamole così, perché come diceva Fabrizio, come diceva Alessandro prima, noi siamo di fronte allo strapotere di un sistema che poi si è evoluto negli anni rispetto a delle crisi strutturali e ricorrenti della sovrapproduzione, che ha citato gli anni 80, quindi la questione del consumismo, la questione dell'austerità, di Berlinguer e via dicendo. Cioè noi rispetto a quelle cose lì, che era una forma rivoluzionaria, se vogliamo, quella che introduceva Berlinguer all'epoca sulla questione dell'austerità, no? Però non era stata, è un discorso, è un discorso pesante, cioè, però, sì, dipende da come la vediamo, secondo me, però introduceva degli elementi di se noi ci
si sta all'interno di una logica strettamente economicista, non riusciamo in qualche maniera a scardinare i meccanismi che poi determinano le diseguaglianze e la disparità nei poteri e nel potere contrattuale. Questo è un po' la questione. Non basterebbe. Ma al di là di quello, queste sono le cose. Cioè oggi di fronte a quello che mi preoccupa di più, come lo dico quotidianamente all'interno dell'università, come si riesce anche nel contesto, anche nel piccolo, nella quotidianità, a recuperare una dimensione un pochino più collettiva di certi problemi. A parte gli epifenomeni delle sardine o di quello che è stato il Movimento 5 Stelle, col Banfate e tutto il resto, perché io bisogna ragionare su come si crea, su come si. Però, al di là di quello, poi nella realtà quotidiana, queste sensibilità dove sono? Dove le sono? Come facciamo a veicolarle? Perché questo è il problema, cioè se tutti noi ormai siamo abituati. Ci prodighiamo nel risolvere il nostro problema, piccolo, grande, che sia, in maniera autonoma, al di fuori di una dimensione più ampia, anche semplicemente territoriale, e ci si va sempre a scardinare su, o a scontrarsi appunto su degli interessi che sembrano, alle volte possono sembrare contrapposti, in realtà poi invece non lo sono. Io non riesco a capire come si possa recuperare rispetto a queste cose qui, perché ognuno, l'hai detto bene te, cioè anche la questione ecologista oggi è problematica, perché paradossalmente si può andare, andando in una determinata direzione, a introdurre ulteriori disuguaglianze, se ne parlava prima quando ci siamo visti, cioè. E anche la questione ecologista, dal punto di vista, se viene affrontata in termini strettamente economicisti, poi la risposta è: sostituisco un mercato con un altro. Sostituisco un mercato con un altro. Faccio un esempio: se oggi sostituiamo tutte le auto di oggi con tutte le auto elettriche, abbiamo bisogno di batteria, che accumula energia e di corrente elettrica. Allora, di tanta corrente elettrica, cioè non è forse più di quale questo, ma forse comunque abbiamo di corrente elettrica e di accumulatori. Non sono, soprattutto gli accumulatori, come le risorse fossili, non derivano da risorse infinite. Negli accumulatori è l'ilitio, una delle componenti principali è il cobalto si trova in pochi minerali e in pochi posti al mondo. E no, conto. Un po' in Australia. Se si va su una economia più immateriale, quindi attraverso l'economia smart, quindi attraverso l'elettronica, abbiamo bisogno di altri elementi. Si chiamano terre rare. Termini, diciamo. Di cosa si parla? Sono terre rare, ce n'è poco al mondo. Quindi l'accesso a quelle risorse non sarà per tutti. E quindi, appunto, anche da questo punto di vista, forse ricordo, credo che sul piccolo sforzo che possiamo fare, è proprio quello, cercare di riassumere una dimensione culturale dei problemi e cercare di affrontarli in maniera non strettamente ideologica, ma intanto riparlando anche e delle questioni, quelle che sono realmente, perché altrimenti vedo una nuova forma di consumismo, no? Cioè visto che si vada verso una nuova forma di consumismo che non cambia i rapporti di forza, non modifica le condizioni del lavoro in tutti i sensi, non solo nel senso occupazionale, della qualità del lavoro, dell'importanza sociale del lavoro. Vi faccio un'ultima domanda, poi vi lascio. Per esempio, sulla lotta al cambiamento climatico, quanto può incidere per conciliare, per quello che dicevi, tempi di vita e tempi di lavoro,
del lavoro, inteso come non che sto 5 giorni a casa a lavorare nel mio studio, ma almeno una volta a settimana, perché sennò poi si interrompono anche i rapporti sociali, cioè i rapporti umani. Quanto coincide? Questo potrebbe essere uno degli esempi. Quanto coincide? Sicuramente produrrà dei guasti dal punto di vista dell'economicità in senso stretto, perché se non mi muovo non consumo o consumo meno. Però perché non affrontare una tematica del genere? Dicevi giustamente te, tanti lavori oggi possono essere, io potrei starne a parte quando non ho laboratori tutti i giorni, ma quando non ho laboratori un lavoro di elaborazione lo posso fare a casa. Consumo meno. Sì, Fabrizio mi deve criticare sul delinquente. No, no, io ho fatto quella faccia per dire qui ci sarebbe un attimo, ho fatto una cosa prima di lui, ci sarebbe da organizzare una 3 giorni. Io credo che obiettivamente però sia vero. Sarebbe meglio dedicare più tempo a questo tipo di discussioni perché si intrecciano. Le cose che diceva Matteo Villa poco fa, le cose che diceva ora, si intrecciano in una visione dell'umanità che è diversa. Quando prima Matteo diceva il lavoro è concepito in maniera esclusivamente economicista, non solo come sfruttamento del lavoratore, ma anche come beneficio del lavoratore. È comunque sempre una visione economicista e mai moralmente volta alla soddisfazione non economica. Ma non solo alla soddisfazione non economica, anche alla visione ecocompatibile e non antropocentrica del lavoro e del lavoratore. Il fatto che un lavoratore sia concepito in un luogo e in un meccanismo non semplicemente come più economicamente conveniente, ma come ecologicamente e socialmente più funzionale. Io non lavoro in un determinato luogo perché si guadagna di più a farmi lavorare lì, ma io lavoro in un determinato luogo perché lavoro meglio lì, che è qualcosa di più di quello che diciamo sacrosantamente tutti i giorni, lavorare in sicurezza, con il rispetto delle misure di garanzie mie, personali, della mia salute e dell'ambiente. No, qualcosa di più, qualcosa di effettivamente compatibile, no, cioè è una cosa che è al di là della sensibilità e dei metri di valutazione di chi concepisce e organizza la vita lavorativa del lavoratore e dell'azienda. È proprio una visione diversa dell'umanità. Quello che diceva Matteo Villa sul territorio è qualcosa che ha pervaso la progettazione non del lavoro, della società di questi ultimi anni. Quando la Merkel ti dice con quelle battute sarcastiche ma che hanno un valore ideologico e progettuale terrificante, almeno io ti vengo concepito anche voi così come terrificante, quando ti dice con il ditino così, no? Gli italiani hanno tutto la casa di proprietà, non ti dice soltanto quella cosa terrorizzante che la serie sarà bene che ve la vendiate e buttiate soldi sul mercato e che vi riconsumiate quei soldi, perché quella è ricchezza che a noi ci sta qui, alle multinazionali, al grande potere economico, tutta questa ricchezza che il 70% degli italiani hanno nei muri di casa, gli schizza dagli occhi. E loro la vogliono che noi ritorniamo a livelli di sussistenza per buttare nel mercato quella ricchezza, privarcene per
mettere in circolo l'economia. Non è solo quello, già mi sembrerebbe abbastanza terrorizzante, ragazzi, ma non è solo quello. Il problema, tornando a quello che diceva Matteo Lin da prima, è che il territorio è concepito come non un fine, non qualcosa con cui armonizzarsi, ma uno strumento di economia. Per cui io ho bisogno che tu questa casa te la venda e diventi un soggetto, come diceva, come succedeva 100 anni fa, con i braccianti che mettevano i mobili sopra i carri e si spostavano, tu diventi un soggetto mobile, nel senso che ti sposti dove io, capitale, ho bisogno che tu lavori. Se io in un determinato posto, per varie contingenze sindacali, economiche, normative, di risorse del territorio, ho interesse a produrre qui, io voglio che le masse si possano spostare per lavorare qui, e quindi ho bisogno che siano slegate dal territorio. La casa è qualcosa che ti lega a un territorio, e a me, capitale, mi rompe parecchio cordelli. Tu non ce la devi avere perché ti devi spostare, quindi non è solo quel discorso già abbastanza terrorizzante che dicevo prima della ricchezza che va rimessa nel mercato, ma è il fatto che tu devi essere mobile, perché devi essere funzionale alla ricchezza. L'ambiente come te è funzionale alla ricchezza. È chiaro che questo è un fatto profondamente ideologico, c'è niente da fare. Perché ogni volta che si pensa allo spostamento della ricchezza si fa un'analisi di tipo ideologico. Con l'ideologia marxista io leggo tutta questa situazione in un modo che è contrapposto a quello dell'ideologia di Smith. C'è poco da fare. Poi, veramente mi verrebbe, se avessi la capacità di stare sulla punta dei piedi, ce la proverei. Perché qui faccio un balzo anche un po' fantasioso, però mi ricollega a quello che dicevi prima, no? Noi che possiamo fare adesso, oltre che provare ad invertire questo trend culturale, perché ovviamente è lavorando su questo che posso. Io provo a dire, guardate, che il momento è di una mobilità, in questo caso politico-culturale, tale che forse qualcosa ci sarebbe da fare. Il Partito Democratico in questo momento sta andando a picco, ma non solo perché, come diciamo da tempo, fra due destre l'elettorato vince sempre, sceglie sempre l'originale, no? Loro hanno fatto le stesse politiche liberiste, semplicemente dicendo io le faccio meglio, mica come quei cialtroni della destra, io sono più bravo. Non dicevano io faccio una cosa diversa, dicevano io lo faccio meglio. Quindi fra i due l'elettorato sceglie l'originale, per questo è stato il centro-destra, no? Mi sembra che in questa fase il Partito Democratico, nella sua smania di soddisfare le istanze del liberismo, stia esaurendo la sua funzione. Cioè, questi stanno andando a picco perché stanno esaurendo la funzione. Renzi è uscito dal PD per questo motivo, non è che l'ha scelto lui, gliel'hanno detto, esci. E già quando è uscito, forse lui stesso sta esaurendo la sua funzione, perché ormai ha portato via un po' di parlamentari, quindi il governo ha la necessità di contentare qualcuno che si è spostato di là, per evidentemente orientare le scelte in funzione liberista. C'è il rischio che persino Renzi, con questo tipo di rottura, abbia esaurito anche la sua funzione. Quindi rendiamoci conto che le sardine, fenomeno di cui si parla in questi giorni come momento di ribellione, ovvio sono lo specchio di un tessuto sociale che si sente di sinistra e vuol dire non ci va bene come il PD sta facendo politica di sinistra.
in realtà sono la dimostrazione di qualcos'altro. Non semplicemente che il PD non va bene, non gli garba, però poi vogliono che il PD faccia politica di sinistra, no? Perché la cosa psicopatologica è questa, che loro non accettano che il loro bel grande partito non faccia quello che loro desiderano, e gli gira i coglioni, perdonatemi l'espressione un po' popolare, che ci sia qualcun altro come Rifondazione Comunista che invece le dice quelle cose di sinistra, e vorrebbero che noi scomparissimo perché gli schizza dall'occhi che le diciamo noi e non il loro bel grande partito. Allora, non si sta parlando di questo in questi giorni come analisi delle sardine. In realtà le sardine sono la dimostrazione di quello che dicevo 4 minuti fa, ossia che il PD sta esaurendo la sua funzione. Per il capitale, perché il PD l'ha concepito il capitale, tanto per essere chiari, sta pensando che non serve più a nulla. Questo cosa vuol dire, cari compagni? Che forse noi, che siamo sicuramente sconfitti, in ginocchio, tutto quello che vogliamo, però stiamo attenti che forse è questo il momento storico in cui, se riuscissimo ad aggregarci e a trovare un megafono e a proporre una discussione veramente di sinistra, veramente marxista, forse in questo momento storico potremmo riuscire a dire qualcosa di significativo. Ovviamente l'ho detto all'inizio, perdonatemi la fantasia, forse sono un po' fantasioso, però a volte forse un po' di fantasia ci vuole, eh? Detto piano piano e sottovoce, ok. Ma può fargli qualcosa sulle due sulle situazioni, comunque richiedevo. La questione della solitudine. Ma presto, vedendo chi sta oggi sul manifesto, si è aperto il congresso oggi della sinistra europea, no? La Malaga, e la forza importante, perché sono 23, la rappresentanza di 23 partiti, insomma, a livello comunisti, non comunisti, anticomunisti, oppure rosso-verdi, dell'Europa del Nord, una presenza anche dopo le elezioni, ma non uscita complessivamente, no? Noi siamo stati proprio gli ultimi, no? Però sono state situazioni dove forse sono andate meglio nel nord, nei paesi del nord, insomma, per cui c'è ancora la presenza, e lì discutono ora appunto dei fatti della Francia, no? E Ferrero, appunto, c'è un articolo sul manifesto che titolato, che ha detto, insomma, facciamo come la Francia, perché sarebbe meglio, sarebbe semplice se bastasse, cioè, insomma, voglio dire, sì, però effettivamente Ferrero ha detto una sciocchezza, però, senza se ti interrompo, facciamo come i francesi. Ma lì il problema, in Francia però voleva dire, vuol dire che, guardate, che non dappertutto la situazione è come da noi. Ci sono anche segnali importanti di tendenze diverse, di situazioni complessivamente politiche, culturali. Perché in Francia? Effettivamente, le domande, insomma, a parte le sardine, ma mi sto molto interrogando su queste cose. Perché in Francia esistono questi movimenti ancora di questa portata, insomma, e da noi, non voglio dire, il massimo sono le sardine, o gli FFF sono un'altra cosa, insomma, un'altra cosa più seria e più importante da prendere in considerazione. Ma non ci sono elezioni. Però ecco, sono una situazione che effettivamente sono d'accordo su questo, che non bisogna guardare, rimanere inchiodati alla nostra situazione, alla paralisi, alla nostra, diciamo, disperazione, insomma, perché noi siamo a questi livelli, insomma. Però bisogna guardare a quello che succede e domandarsi perché. Vorrei capire, perché
che esce da ricerca la lotta di classe. La lotta di classe oggi è ancora più forte della lotta di classe, soltanto come diceva bene Gallino, no? Come diceva bene Gallino, e come poi gli spiegava anche perché bene, comunque la portata della sconfitta che noi abbiamo subito in Italia, particolarmente anche rispetto agli altri paesi, insomma, la lotta di classe c'è, non è soltanto che è alla rovescia, insomma, la lotta di classe è la lotta di classe del padrone contro il adopero che si e noi siamo è la rovesciata, però quindi il problema è quello di un problema di rapporto di forze, insomma, di fondo, e che se non c'è un cambio complessivo, poi appunto c'è anche problemi come quello dell'Inghilterra, insomma, le elezioni che ci sono state e con quel risultato, no? Diciamo qualitativamente già ascoltato la vittoria, eccetera. Però insomma in quei termini, ecco, è andata al di là forse anche delle previsioni peggiori, appunto c'è una situazione complessivamente diversa, insomma, diversificata, e credo che bisogna guardare attentamente a queste, ecco, alle differenze e alle diversità, insomma, che ci sono. A me la cosa che spaventa di più, devo essere sincera, è questo menefreghismo da parte di ciascuno di noi. Mi spiego meglio. Quando ero giovane, tanti anni fa, io ho lavorato per il privato per 15 anni. E non ero solo io, eravamo 5-6 segretarie che si lavorava tutte per questo studio associato. Se veniva fatto un torto a una di noi, le altre non stavano a guardare, ma ci si compattava e si stava unite. La cosa che mi ha spaventato in questi giorni è che un mio caro amico, scusate ma mi sto emozionando, è stato licenziato perché fa chemioterapia e quindi è stato assente per diverso tempo, ma non perché andava alle Maldive a sciare, perché andava in ospedale a fare chemio. Nessuno dei suoi colleghi ha alzato un dito, nessuno, e questa è la cosa grave per me. Non e in, noi ci chiedevamo anche, no? Quando veniva fatto un torto, se era nella giustizia, se era nella legge, se potevamo appellarci a qualcosa oppure no. Oggi questo non viene fatto, non c'è nessuno che insegna, fra virgolette, cosa sono i diritti veri e propri. È questo che mi sta avvenendo. Lo so, ma oggi non è. Mio marito che lavorava perché ora è in pensione, che lavorava nella pubblica amministrazione, i suoi colleghi, 3-4 mesi fa, probabilmente l'avete letto sui giornali, le è stato tolto il 30% dello stipendio. Ragazzi, ma il 30% e sono soldi. Voglio dire, eppure queste cose succedono, forse non vengono pubblicizzate, questo, anche questa è una cosa negativa, cioè di queste cose bisognerebbe parlare, ma non fra di noi e basta, ma andrebbero proprio messe su giornali, andrebbe veramente pubblicizzata questa cosa. E poi? Siamo alla solitudine, ci possiamo spiegare. Vai. Ma no, io non è che posso andare a dire tutto su, eh?
c'erano dei temi che si collegano tra di loro, no? In parte ad esempio la questione dei movimenti, la Francia, l'Italia, eccetera, eccetera. Io credo che noi, anche vedendo alcuni studi che sono stati fatti in passato, cioè, noi abbiamo una cultura che tendo a definire, alcuni tendono a definire familista, dove effettivamente la, come dire, la storia del movimento operaio, delle organizzazioni sindacali, anche dei partiti, è stata una cultura rispetto, quasi un'eccezione rispetto a una cultura che è profondamente radicata, dove la, come dire, il risolvermelo da me o con dentro a quelle relazioni familiari particolari preferenziali che io ho costruito, che sono a volte relazioni familiari in senso stretto e a volte relazioni familiari, no, è proprio un meccanismo che, noi, che è molto forte dentro l'università, è il meccanismo, è il meccanismo, no? Dove il modo di, come dire, di ragionare in termini di appartenenze familistiche, no? Che, io, che è proprio la rottura rispetto alla questione, proprio l'opposto rispetto all'idea di diritti universali. Cioè i diritti mi spettano perché appartengono a una famiglia che è in grado di proteggermi e garantire per me. Ma questo è un meccanismo fortemente introiettato nella nostra cultura. E ovviamente l'impressione mia, no? La storia del movimento operaio, sindacale, eccetera, eccetera, è una rottura, un'eccezione rispetto a questa cosa qui. L'indebolimento e il ritorno di questo meccanismo. Per cui in effetti è stupefacente come noi non ci opponiamo a Jobs Act, ma voglio dire, dal 2012 al 2014 la povertà assoluta in Italia è quasi raddoppiata. No, io non ho visto nessuna manifestazione per questo, nemmeno dei sindacati. E questo, come dire, è un elemento. E queste persone ci sono, e queste persone sono famiglie che cercano dei modi di cavarsela, no, nonostante tutto. La solitudine. Nella ricerca di cui parlavo prima, in provincia di Massa, una cosa che era veramente rilevante era effettivamente la solitudine con cui questi giovani fanno i conti con le loro difficoltà e i loro problemi, ovvero la quasi impossibilità di trovare nel territorio in cui vivono servizi, istituzioni, riferimenti, mondo adulto di qualche tipo, non che gli dia un lavoro, ma che gli aiuti a orientarsi nel contesto in cui sono. Nel senso che persone che si danno da fare, che cercano in tutti i modi di trovare un lavoro, che si attivano come vorrebbero, no? Tutti quanti, no? Le persone si devono dare da fare, lo fanno, solo che il lavoro c'è, non c'è, è frammentato, non si sa bene. E la cosa che era più che evidente, che a prescindere dal fatto che fossero giovani, maschi, femmine, laureati, con esperienza, senza esperienza, era non avere degli elementi per orientarsi in quel contesto e non avere degli adulti, delle istituzioni che svolgessero quel tipo di funzione. Io lavoravo appunto, avendo fatto l'operatore sociale, ho lavorato sempre con giovani nelle strade, nei quartieri, in periferia. Poi ho questo tipo di esperienza attraverso la ricerca e oggi ho a che fare con i giovani in università che sono un'altra cosa. Ma io devo dire che rispetto ai giovani l'elemento dell'udente è sugli adulti, quasi sempre. Gli adulti. Cioè la difficoltà, l'incapacità, la non volontà degli adulti di costruire una relazione con il mondo giovanile. Da molti punti di vista, non essere come istituzioni soggetti responsabili che in qualche modo si fa carico, no, che tenta di costruire una relazione con. Il problema non è come alcuni ogni tanto si pongono, ma però dovremmo imparare anche noi a usare social network e fare così. No. Come dice mio figlio, a quelli che hanno più di 30 anni bisogna proprio usare i social network perché sono imbarazzanti. Cioè, no, sono strumenti che non appartengono né a me né alla generazione. Quello che in realtà io, le persone che i giovani si aspettano è che gli adulti facciano semplicemente gli adulti nella relazione, e come adulti includo le istituzioni, includo noi docenti, includo. Questo secondo me è un elemento fondamentale per dal punto di vista, uno degli elementi fondamentali dal punto di vista della cultura della solitudine. E dal punto di vista dei sindacati, che forse il problema, i sindacati, le organizzazioni politiche, forse il problema di dove i giovani stanno lavorando e cosa stanno facendo. Cioè, chi è che è in relazione con quelli che portano le pizze, che sono in giro a quest'ora, se sono sulla piaggia o meno, rischiare la propria vita a portare le pizze per 2,50 euro a servizio, 3,50 euro? Chi è che sta in relazione? Che tipo di fiducia costruiscono loro rispetto al mondo adulto, rispetto alla la possibilità di condividere con altri, no? Questa cosa, anche solo di poterne parlare, no? Di potermi confidare, sfogare ed eventualmente anche averne una forma di solidarietà. Nel senso che noi dovremmo riuscire a guardare
all'esperienza che le persone fanno e a cui arrivano eventualmente ad avere un comportamento individualista, ma non è una scelta, cioè è un comportamento appreso da un'esperienza dove in effetti non ho mai potuto contare su nessuno. Secondo me dovremmo ripartire da lì. L'altra questione è dell'ecologia. Io credo che si sarebbe dovuto fare prima, non tanto in alcuni casi pretendere un aumento del nostro stipendio, ma pretendere una riduzione dello stipendio altrui. Nel senso che la differenza di reddito tra i lavoratori e i manager, le imprese occidentali, ha assunto dimensioni assolutamente assurde. Ancora io non so che invece si mette per lavoro, insomma, lì c'erano sindacati che lì ancora si stanno preparando una campagna per ottenere degli aumenti di stipendio per lavoratori che prendono tendenzialmente 4 volte quello che prendiamo noi. La Norvegia, vista che la vita costa piuttosto cara, ma non c'è paura. Ora, qui c'è un problema di fondo, nel senso che non è che la difesa del reddito non sia un compito, no? Però anche questo secondo me visto dentro un sistema più complesso in cui se aumentano le diseguaglianze, l'aumento delle diseguaglianze che noi abbiamo avuto negli ultimi 30 anni con il processo di globalizzazione ha fatto sì che se la condizione di molti dei lavoratori della classe media, della classe operaia nei paesi occidentali è stata quella di rimanere stabile o di perdere posizioni a fronte però di una piccola percentuale di persone che sono molto arricchite e di una, però anche una vasta una quantità enorme di lavoratori in paesi poveri che hanno migliorato la loro condizione. Allora, dentro questo contesto, forse la nostra domanda non era aumentare le nostre condizioni di reddito, deve essere più verso l'eguaglianza. Non consentire che la ricchezza si ridistribuisse verso l'alto. Fare un ragionamento più globale e anche più intergenerazionale da questo punto di vista. Noi non possiamo difendere un sistema pensionistico se questo crea e aumenta le diseguaglianze che si creano sul mercato ad oggi. Dobbiamo ragionare su questo. Il nostro sistema pensionistico è legato alla carriera lavorativa. La carriera lavorativa è diseguale, se la carriera lavorativa è diseguale, il sistema pensionistico è ancora più diseguale. Nei paesi nordici la pensione non funziona con la contribuzione, funziona attraverso le tasse e la pensione è quasi uguale per tutti, per vivere dignitosamente. Poi uno vuole di più, se la paga privata. Noi spendiamo rispetto al totale della spesa sociale, il 59% della spesa sociale va sulle pensioni, in quasi una Danimarca è il 35%, eppure ne abbiamo il doppio degli anziani poveri di quanti ce ne sono in Danimarca, c'è qualcosa che non va. Se la nostra difesa del reddito va su dimensioni esclusivamente di categoria e non vedono relazioni sistemiche, rischiano di essere molto poco efficaci. Ma poi veniamo alla questione ecologica. Ne ragionavamo prima, noi possiamo raccontarcela come vogliamo. L'idea di una crescita verde non esiste, non è reale. L'idea di una crescita verde è un'illusione tecnologica che oggi non ha fondamento, nel senso che non abbiamo le tecnologie e non ci saranno forse mai, e affidarci delle tecnologie per una crescita verde, quando se noi non facciamo delle cose radicali nei prossimi, da oggi nei prossimi 10 anni, non ce la possiamo cavare. È come scommettere la propria casa, il mutuo, tutto quello che abbiamo sulla prossima giro del superenalotto. Più o meno le possibilità sono le stesse. Il problema vero è che noi non possiamo crescere, non dobbiamo crescere e non possiamo aspettarci che i nostri problemi verranno da una crescita. La soluzione dei problemi, di diseguaglianza, di occupazione verranno dalla crescita economica, perché quello non può essere assolutamente più il paradigma, come non doveva già essere da tempo. In qualche modo, anche qui, non possiamo orientarci a una scelta estremamente economicista. Se noi i nostri problemi perché otteniamo qualcosa di più in giusta paga, no. La nostra società che si è basata assolutamente su produzione e consumo è già semplice, non è migliorare. È una società che si autodistrugge. Non possiamo non pensare alla questione del lavoro dentro quello. Quindi una visione economicista del lavoro abbiamo uno dimenticato il lavoro delle donne e il lavoro non pagato come in generale, come le femministe hanno, dagli anni 70 hanno sottolineato.
Due, ci siamo dimenticati che il lavoro è trasformazione della natura e la natura ha dei limiti e delle caratteristiche. Quindi quello che noi dobbiamo pretendere non è un aumento delle nostre condizioni economiche, semmai è una sua redistribuzione e semmai è una riduzione della capacità della nostra economia di incidere sui nostri sistemi a partire da chi di ricchezza ne ha accumulata. No, quindi dobbiamo pretendere l'abbassamento dello stipendio altrui per fare una semplificazione, non tanto ovviamente. No, e questo va visto, come dire, appunto in termini sistemici. E non, questo non ci permette di ragionare per categorie, perché il ragionamento per categorie è un ragionamento che è troppo limitante, funziona per una società che ha un suo funzionamento omogeneo, che va in una certa direzione, che era quella che pensavamo che avesse fino a un po' di tempo fa, ma non è così, non è più così, e siamo dentro un mondo che ha dei limiti, siamo 7 miliardi di persone dentro un mondo che ha dei limiti, e quindi è questo il ragionamento che dobbiamo provare a fare, però è una visione estremamente, come dire, un pochino diversa. Per questo che io sono comunista, per questo che sono comunista, perché sono convinto che se ne esca soltanto con la collettivizzazione dei mezzi di produzione e la privazione del profitto dallo schema dei desideri degli umani e dei mezzi di informazione. Non bisogna mettere, ovviamente, da qui in avanti bisogna mettere sempre un punto su questa cosa, che la politica, cioè tutti ci insegnano che attraverso i mezzi di comunicazione, poi non è quando sono d'accordo con il mio mantello, veramente d'accordo, io sono una piccola forma di resistenza. Idea forse una cosa, assolutamente sì, fra. Questa cultura ci veniva insegnata da social network, ma dalle famiglie. C'era questo colloquio costante, c'era WhatsApp, YouTube, Facebook, c'era il nonno partigiano che era stato deportato e ferito in Grecia, poi ritornato, cioè guardate, che quelli lì che mi hanno deportato, quando è arrivato l'americano era solidato, diceva sì, che state attenti perché un domani quelli possono ritornare. E infatti ci siamo. No, e poi meno male, io penso che la politica fatta veramente con la P maiuscola ha un senso. Quando si è adattato poi al sistema di mercato ha preso una tutt'altra direzione, non è quella dell'intervenzione, ma è quella del capitale, sicché qui ci si può fare di questo genere. E poi c'è un altro che secondo me mi ha colpito a livello personale, che è quello della dignità del mercato. Forse in tutta questa logica economista non si tiene in considerazione che non ha prezzo, non è quantificato, si tramanda da famiglia a famiglia, si trasmette ai figli come fai te Matteo, il tuo figlio, no? E ci sono delle cose che non sono scritte nei contratti, ma entrano nella sfera dei rapporti chissà con i simboli. Della tolleranza, quella della solidarietà, e quando ci vengono a toccare questi sentimenti ti dà noia, ti dà fastidio, perché è come un film, ti avvolgi la pellicola e tutta la tua vita dice dov'è che ho sbagliato, no, nel senso, no, sono andato da qua, ho cercato di fare di me, chiaramente come tutte le persone umane si sbaglia, è bene che sbagliato. Però ti sei messo in discussione nel volontariato, l'hanno fatto tanti, nei partiti, la società, quello che tu può dare. E non sono andato a cercare di mandare a mio figlio questa espressione. E nell'attività politica, non l'ho fatto del suo tempo. Cioè c'era un'aggregazione costante che ora si è persa, che ognuno lo vedo, anche quando vado ancora a te, ne fai più di me, però io sono cittadino, quando vado a e sono più ricco con più. Chi parla? Parla, ma poi tutti sono lì.
nasce nulla di male, perché è il sistema che funziona così. Ormai sei legato a quel telefono, a quel computer, non ne puoi far meno, cioè sei entrato in una sfera che è fuori dalla svoltata. E tuo figlio forse riusciva bene, perché quelli vecchi non dovrebbero andare bravi, invece sono quelli che vanno fare più, i giovani no, neanche più. Cioè, si sta vivendo, come si dice, un processo epocale, no? Dove c'è un cambiamento repentino che prima ci aveva 100 anni per farlo, no? Ora in proprio tempo, e ci credi e cosa, cioè te rimani sempre sconcertato, sei sempre un passettino indietro. Ora, secondo me, per rimettere tutto il regolo non è facile come si pensa, ci vorranno anni, perché noi per anni ci siamo adagiati, compreso gli anziani, su questo sistema. Quello dove di fatto c'è un lavoro, tutto sommato, il problema di darti, insomma sì, è anche degli altri, ma non è nemmeno tuo, perché ognuno guarda per sé, no, che poi è questo il discorso, ognuno guarda per sé, no? Quando diceva la signora che succede queste cose, ma non succedono solo a te, succedono anche in altre aziende. Io chiaramente cerco di dare un'interpretazione, perché come si diceva prima, le persone sono ricattate, magari uno, io non mi posso nemmeno dare la colpa, perché questo sistema si è creato e ora ti ho detto, per rimettere tutto in piedi secondo me ci vuole un po' di tempo. Ora noi che contributo si può dare? La mia esperienza secondo me deve servire non solo per me ma anche per gli altri, per far capire che bisogna creare anche nel sindacato in generale un movimento che va al di là della classe a cui appartieni, cioè come dicevi prima tutte le categorie indistintamente da come erano collocate si univano perché avevano dato te. Ora invece ognuno c'è la sua categoria, ognuno agisce in maniera standard, no? Ognuno c'ha il suo percorso e sicché siamo ritrovati poi che in un mondo complesso dove c'è sempre meno lavoro, in un mondo dove i valori non ci sono più, o perlomeno sono minimi tempi, no? Dove la dignità delle persone, ecco perché ti dicevo la dignità, sì, viene quantificata poi, tutto sommato, perché poi è un prezzo. Allora a questo punto qui, ecco cosa bisogna fare noi, riporre questi obiettivi. E secondo me, io sono d'accordo con Fabrizio, che dice, no, io faccio sempre l'esempio della cenere, noi siamo un po' come sotto la cenere, a parte la fantasia, no? Hai visto? Quando fai le bracciate, le feste, no? La cenere rimane, basta che riparta. E questo ha bisogno di uno sforzo di tutti, non solo dei compagni di base, ma a livello regionale, a livello nazionale, una cultura diversa, un modo diverso di vedere le cose. Un lavoro. Ci vuole tanto lavoro, perché se no non si capisce. Prima, a volte io con Andrea, e poi devo dire una cosa, io ho avuto due famiglie. Una è quella della mia moglie e dei miei figli, che da subito mi hanno aiutato, perché sa benissimo cosa vuol dire, sapete tutti cosa vuol dire. E poi questa famiglia. Perché in quei momenti, se non ci fossi stati voi, le compagni, questo partito, è lì che si vede veramente cos'è la vicinanza di quando c'è un problema, capito? A parte che era il mio, ma non era solo il mio, perché io sono entrato nel pacchetto natalizio dove c'è 9 persone al Grosseto, 14 articoli, è un sistema un po' più complesso, ma si vede l'impegno che hanno avuto tutti, le compagnie, perché tutti, chi un po' più, che un po' meno, però tutti sono stati solidari nella battaglia. Cioè, il dire si fa un'iniziativa sul lavoro, io ho sempre detto a Andrea, che io lo ringrazio ovviamente perché mi ha seguito fin dall'inizio, e di dire lo facciamo per tutti, non deve essere una cosa personalizzata, perché sennò non l'avrei nemmeno accettato, perché è una cosa che riguarda tutti, perché purtroppo il mondo
cercati dai una svolta. Ora come, come faremo? Io un guru di strategie politiche non lo so, nemmeno sociale, però siccome l'hai passato, la volontà di reagire ci sa, perché i giovani se vengono stimolati reagiscono, perché sono più intelligenti di me, sono anche più studiati di me. L'importante è fare le domande, in un senso, e dire che è tutto così non è vero, non è così. Bisogna pezzi le mani, la sua catena, vedere come funziona. E quello dipende anche tanto dagli anziani, che si devono mettere in gioco, e non è facile che cosa andare. Ecco che io pubblicamente a tutte le compagne che sono qui, le compagne sono qui, le voglio ringraziare voi che siete venuti a